Siamo. Buongiorno. Se le persone che sono ancora in piedi riescono ad accomodarsi. Ok, si possono anche sedere lì. Sì, da solo da un lato. Questo va lasciato libero. Buongiorno a tutti, benvenuti agli studenti, ai professori, alle autorità, ai nostri relatori. Saluto il nostro presidente, professor Preti, e il presidente della Fondazione Grazioli, professor Piva, che insieme all'Accademia dei Lincei hanno organizzato questa giornata di lezioni lincee sulla scienza. Innanzitutto due parole sul collegio. Avete ricevuto anche il materiale che vi fa conoscere questa nuova struttura dedicata agli studenti universitari meritevoli e motivati, voluta dalla Fondazione Lucchini e dall'Università degli Studi di Brescia. Saluto gli studenti universitari del collegio presenti. Avete visto dalle fotografie che nell'attesa abbiamo mostrato che è una esperienza di formazione unica, di dimensione internazionale e interdisciplinare. E noi siamo orgogliosi di questa nuova istituzione nel panorama formativo bresciano, perché nell'aspirazione ad essere riconosciuti come collegi di merito, e siamo quasi addirittura d'arrivo, pensiamo che la formazione integrativa interdisciplinare degli studi universitari sia un'occasione veramente molto significativa. È nell'ambito di questa missione che oggi si è creata questa felice collaborazione. Io ringrazio tutti quelli che l'hanno resa possibile. Ricordo agli studenti che l'Accademia Nazionale dei Lincei è l'accademia più antica al mondo, e avere l'opportunità di incontrare oggi coloro che guidano e rappresentano nel panorama scientifico italiano e mondiale, direttamente da loro, dalla loro voce, dalla loro esperienza, una possibilità di dialogo sulle scienze del XXI secolo sia davvero un'occasione significativa. Ringrazio quindi ancora per aver accolto l'invito. E proprio l'Accademia Nazionale dei Lincei, nel progetto nazionale per le scuole, ha questa finalità: far conoscere le diverse scienze, ma anche un approccio interdisciplinare, e soprattutto favorire nella formazione una mentalità scientifica e una, possiamo usare una parola, confidenza, possiamo usare una parola che avvicini questa dimensione non solo in modo scolastico, ma in modo proprio di cultura e di passione. Quindi io mi dimenticavo di dire, ma ci tenevo, Galileo Galilei aderì nel 1611 all'Accademia dei Lincei, e quindi il patrimonio di storia che ci separa da allora, ma che oggi anche in una dimensione così più moderna e informale ci permette di proseguire nei colloqui, sia veramente un'opportunità molto significativa. Lascio ora la parola al professor Giancarlo Provasi, che è il coordinatore del Comitato Culturale del Collegio Luigi Lucchini, che presenterà i nostri relatori e guiderà il dialogo. Grazie ancora e buon ascolto e buona partecipazione, perché aspettiamo anche le vostre domande. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti. È un piacere e un privilegio per me essere qui questa mattina. Beh, intanto per tanti giovani che sono presenti, ha una certa impressione vedervi tutti qua schierati. E poi per avere l'onore, il privilegio di presentare tre relatori che per qualità, per caratura intellettuale, credo siano straordinari per molti aspetti. Credo che usciremo di qui fra qualche ora avendo avuto
stimoli per una riflessione credo importante sul tema che affronteremo. Un privilegio anche il fatto che il Collegio Lucchini possa ospitare oggi un'iniziativa di questo tipo. Carla Bisleri ha già ricordato che è un'iniziativa dell'Accademia Nazionale dei Lincei, in particolare del Centro Linceo Interdisciplinare Beniamino Segre, che ha organizzato diverse iniziative per gli studenti delle scuole superiori, in particolare appunto queste lezioni del liceo sulla scienza, di cui oggi qui a Brescia organizziamo il primo incontro e speriamo non sia l'ultimo. Ringrazio la Fondazione Grazioli che ha reso possibile questa iniziativa, in particolare il suo presidente Renzo Piva, che è qui seduto, che è un accademico dei Lincei e che per i suoi buoni uffici siamo riusciti a organizzare anche questa iniziativa. Quando abbiamo cominciato a pensare a un'iniziativa di questo genere, ci siamo un po' interrogati che taglio dare a questa prima iniziativa, lezione del Lincei sulla scienza qui a Brescia. E l'idea che ci è venuta insieme al professor Severino, che accademico del Lincei bresciano, come sapete, ha collaborato alla ideazione un po' di questo incontro, ci siamo posti un po' la domanda di cosa fare, di quale format utilizzare per questo tipo di iniziativa. E abbiamo deciso di avviare una sorta di dialogo tra alcune delle scienze che caratterizzano la storia della modernità, dell'Occidente, a fronte delle sfide del XXI secolo, perché credo che sia interessante, probabilmente dal dibattito che seguirà, dagli interventi dei nostri tre relatori, questo apparirà più chiaro. La scienza nel corso del XX secolo è stata un grande motore di quelle magnifiche sorti progressive, del progresso che in qualche modo ha accompagnato un po' anche l'ottimismo del Novecento, nonostante le due guerre mondiali, nonostante la guerra fredda e via dicendo. Oggi mi sembra, XXI secolo, che questo ottimismo si sia un po' raffreddato. Da un lato le scienze stanno attraversando una fase di riflessione profonda, sia dal punto di vista epistemologico da un lato, sia dal punto di vista anche dei rapporti etici, se volete, tra scienze e società, e dall'altro sono anche attaccate, tra virgolette, da diverse tensioni che vengono da fronti diversi, dai fondamentalismi da un lato, da tutta una serie di riflessioni che in qualche modo mettono in discussione la scienza. Allora, l'idea era quella di fare una riflessione seria su questi aspetti per capire che cosa possa, in qualche modo, quale equilibrio nuovo le scienze debbono adottare nel corso del secolo che si è di pochi anni aperto e che ci accompagnerà, vi accompagnerà soprattutto per un lungo periodo. Da questo punto di vista il modo forse migliore è quello di far dialogare scienze diverse, e l'idea iniziale era quella di far dialogare da un lato tre scienziati che in qualche modo portassero le loro riflessioni sia sull'epistemologia che sul rapporto tra scienza e società per scienze diverse. La fisica, innanzitutto, che in qualche misura è la scienza regina delle cosiddette scienze dure, delle scienze naturali. La medicina e la biologia, perché l'ambito medico-biologico costituisce uno dei settori forse in questo momento più interessanti della riflessione, del dibattito sulle scienze del XXI secolo, e infine le scienze storico-sociali o economico-sociali, che fin dall'inizio del Novecento hanno avuto una posizione più complessa nei confronti del loro oggetto di studio. Qualcuno le ha chiamate le scienze deboli, rispetto appunto alla fisica, scienza per definizione in qualche modo forte. Un dialogo tra pensatori diversi che potevano in qualche modo fornirci la loro posizione.
Purtroppo, come probabilmente molti di voi già sanno, il professor Giovanni Bognolo, che doveva, come dire, tenere la sua relazione sulle scienze biomediche, oggi non ha potuto essere presente per un serio problema e impegno di tipo familiare, quindi perdiamo un pezzo, diciamo, di questa puzzle che volevamo in qualche modo costruire. Sarà occasione di un altro incontro, magari sempre con lui, per riflettere su questo aspetto. Vado a presentare brevemente il primo dei relatori che questa mattina ci intratterranno, ricordando a tutti che abbiamo concordato una soluzione di questo tipo. Ci sarà un primo giro di tavolo con i tre interventi del professor Emanuele Severino innanzitutto, del professor Carlo Rovelli come secondo, del professor Michele Salvati come terzo. Chiederei a loro di rimanere nei 20-25 minuti. Poi avremo la possibilità di aprire un attimo a domande da parte vostra, e poi faremo un secondo giro di tavolo in cui i nostri tre relatori potranno rispondere alle vostre domande e anche, immagino, interloquire tra di loro, perché forse qualche occasione, diciamo, di interlocuzione tra loro può essere utile. Vengo a presentarvi brevemente il professor Emanuele Severino. Credo che abbia bisogno di poche presentazioni, essendo bresciano, come molti di voi sanno. Si è laureato all'Università di Pavia nel 1950, è stato alunno del Collegio Borromeo, e visto che siamo in un collegio che aspira ad essere un collegio di merito e di eccellenza, credo che questo sia un elemento da sottolineare. Si è laureato con una tesi su Heidegger e la metafisica, ha insegnato dal 1954 fino al 1969 all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, poi è stato chiamato all'Università di Venezia, dove ha insegnato fino al 2005, se non ricordo male, in cui sostanzialmente oggi è professore emerito di quell'università. Ha avuto modo di insegnare anche alla Facoltà di Filosofia dell'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano. Non è accademico del Lincei e, come molti di voi sanno, collabora sistematicamente anche con il Corriere della Sera. Non ci proverò neanche a riassumere o a rinchiudere in una formula la complessità del suo pensiero. Credo che il titolo del corso che ha tenuto negli ultimi anni al San Raffaele di Milano sia però indicativo della profondità e della essenzialità della sua riflessione. Il titolo del corso era Ontologia fondamentale. Si è occupato del problema dell'essere, nella tradizione del pensiero e della cultura dell'Occidente, a partire dall'antica Grecia fino ai giorni nostri, con una posizione originale e anche molto critica rispetto a questa tradizione. Forse dalle parole che seguiranno capiremo anche qualche passaggio. Da questa riflessione fondamentale, diciamo, sull'essere, ha tratto poi una serie di corollari di diverso tipo e di diverso genere, tra cui ovviamente anche alcune considerazioni sulla scienza e sulla tecnologia, sulla tecnica come braccio operativo, diciamo, della scienza. Ed è su questo che l'abbiamo invitato in qualche modo a riflettere oggi. Ha scritto tantissimi libri, tantissimi articoli di tipo scientifico. Ne ricordo solo due per semplicità. L'ultimo è uscito da Adelphi, Liche, del 2015, rispetto all'argomento, diciamo, che ci riguarda qui, Dialogo su etica e scienza, insieme a Edoardo Boncinelli, e La tendenza fondamentale del nostro tempo, sempre da Adelphi, che è un libro più vecchio, ma credo importante nella sua riflessione. Prego, professor Severino, grazie di essere qui con noi oggi.
Mi sembra che il titolo del generale di questo dialogo alluda a una tendenza, perché parlare della scienza nel XXI secolo, parlare della scienza in un momento in cui il XXI secolo è appena incominciato, significa parlare di un tendenzialmente di un futuro. Quindi in qualche modo a che cosa è destinata la scienza? Una prima domanda che vorrei che si depositasse nella loro attenzione è questa: un dialogo intorno alla scienza ha carattere scientifico? Se la scienza è, come per lo più vuole essere, specializzazione, e allora un dialogo intorno al complesso delle scienze non può essere specialistico. Cioè non può essere scientifico se oggi si intende che la serietà del sapere scientifico è data dal carattere specialistico delle sue affermazioni. E allora qual è il luogo in cui tendenzialmente, anche qui, tendenzialmente ci collochiamo? Credo che l'interrogativo rimarrà fino in fondo, però vale la pena di ricordare che da sempre esiste un sapere non specialistico che da sempre intende considerare la totalità del mondo in cui viviamo, e non semplicemente la totalità del mondo, ma la totalità. Questo sapere a un certo momento è stato chiamato filosofia. E allora forse si può rispondere alla domanda che ho fatto prima dicendo: beh, un dialogo intorno al significato del sapere scientifico è tendenzialmente filosofico, anche se magari i dialoganti non lo riconoscono e intendono porsi in un'altra dimensione. Una seconda riflessione qui che mi viene in mente in questo momento, e soprattutto parlando a loro giovani, è che se un popolo non vuole vivere in sogno, e cioè non vuole suicidarsi, è necessario che sappia il senso del mondo in cui si trova. A maggior ragione se ci riferiamo non al popolo, ma a chi studia. E questo è importante soprattutto oggi in un'epoca di migrazioni che costituiscono una concorrenza temibile per i giovani, perché tanto più c'è di migrazione, di immigrazione, tanto più c'è concorrenza, quindi necessità da parte degli indigeni di sollevare le loro competenze per non essere tagliati fuori dal mercato del lavoro. Necessità, dicevo, che i popoli, e soprattutto nella scuola, si sappia il senso del mondo in cui vivono. Altrimenti, dicevo, vivono in sogno. Cosa vuol dire vivono in sogno? Vivono allo sbaraglio. E cosa vuol dire vivere allo sbaraglio? Vivere significa vivere esposti al pericolo dell'incremento del dolore e soprattutto della morte. E c'è qualcuno che dice che i giovani, essendo giovani, sono disinteressati, sono disinteressati al problema della morte. Ma non è vero, perché oggi, per esempio, le scienze psicologiche sanno molto bene che la maggior parte dei nostri comportamenti è determinata dal desiderio di agire in modo che la morte sia allontanata il più possibile, ci si difenda nel miglior modo possibile dalla morte e dal dolore. La morte, diceva un grande scrittore, è emissaria di tutti i dolori. Difendersi dalla morte, questa qui non è una,
idea di uno che sta qui a parlare dei giovani, ma i popoli hanno mostrato sin dall'inizio che la cosa essenziale era questa: come difendersi dalla morte. E nella storia dell'uomo si è presentata una serie di rimedi contro la morte. Una serie. E li elenco perché, pur essendo noti a tutti, è il caso di tenerli presenti qui in quanto stiamo dicendo. Innanzitutto il mito. Noi, presi come siamo dai problemi della nostra quotidianità, ci dimentichiamo dei millenni in cui l'uomo è vissuto all'interno del mito, cioè di un racconto che intende svelare il senso del mondo, di un racconto, si tratta di millenni, dir millenni è poco, il mito come racconto che anticipa il senso del tutto. Io credo che qui ci siano dei credenti, per esempio dei cristiani. Beh, certo, siamo a Brescia, quindi è evidente che ci siano qui dei credenti cristiani. Cos'è il cristiano? È colui che crede, credendo in Dio, e crede che ogni evento futuro avverrà all'interno di una provvidenza, cioè di un provvedere, che è anche un vedere anticipatamente tutto ciò che potrà accadere. Quindi la provvidenza è la previsione che garantisce il credente e gli dice: guarda che tutto ciò che potrà accaderti è dopo tutto nelle mani di Dio. E il cristianesimo è un modo ormai maturo di associarsi all'atteggiamento mitico originario di difesa dalla morte. Ci si difende dal pericolo prevedendolo. Se non lo si prevede, non si è disarmati rispetto ad esso. E la previsione è la forma originaria di potenza, di difesa da parte dell'uomo rispetto al pericolo supremo della morte. Quindi il mito, dicevo, come prima forma di difesa. Ma a un certo momento, soprattutto nel popolo greco, sorge la coscienza che la posta in gioco è troppo alta per potersi fidare del mito, per potersi fidare della fede. Si tratta della morte, e quindi il mito che garanzie dà di essere la difesa autentica dal pericolo estremo? Sorge allora in un popolo, non in altri, ma in un certo popolo, nel popolo greco, l'esigenza di un rimedio contro il pericolo della morte, di un rimedio che non abbia il carattere del racconto, della decisione che espone il mito, ma che poi non sa dire perché le cose debbano stare in quel modo. Allora sorge l'esigenza di un sapere che stia fermo, stabile, non smentibile, ma non perché a un certo momento sorga lo scienziato, la scienza. In una situazione come quella che sto descrivendo è inverosimile lo spuntar fuori dell'interesse per il sapere, a meno che l'interesse per il sapere non sia dettato dall'urgenza della vita, la quale ha appena dietro di sé la morte. Sorge l'esigenza, dicevo, di un sapere stabile, che sta. E allora non mi stanco mai di richiamare la parola greca, episteme, che
È straordinariamente interessante perché se loro vanno su un vocabolario greco, vedono che è tradotto come scienza e invece vuol dire molto di più, vuol dire epi, adesso mi chiarisco un po', epistene. Stene è una voce sostantivante della radice indoeuropea sta. Sta. E donde il verbo stare, non solo nella lingua italiana, ma in parecchie lingue indoeuropee. I tedeschi dicono stehen. Anche in greco, innanzitutto, questa radice compare nella parola episteme, e epi vuol dire sopra, steme vuol dire stare. Allora, sì, scienza, possiamo tradurre alla buona, ma scienza che indica ciò che sta e non sta provvisoriamente, ma sta stabilmente, in modo che potremmo dire né uomini né dei possono destabilizzare ciò che sta. E il nostro compito è dialogare sul senso della scienza, ed è la volta adesso di parlare appunto dopo questo secondo rimedio, che è il rimedio epistemico, e penso che loro capiscano già epistemico filosofico. La filosofia ha inventato questo concetto di stabilità del sapere, un concetto che è richiesto anche quando si afferma che non c'è stabilità del sapere, perché se non si affermasse il concetto, se non si sapesse il concetto di stabilità, non si potrebbe dire non c'è sapere assolutamente stabile. E questo quadro grandioso di un sapere stabile, dove il contenuto più stabile è, ma qui posso solo accennare, il divino, questo quadro grandioso va in crisi. È un quadro che dura dai greci fino, potremmo dire, all'Ottocento, che in buona parte è condiviso dal sapere scientifico. Anche il sapere scientifico per lungo tempo ha un carattere epistemico. Ma questo quadro va in crisi innanzitutto in sede stessa filosofica, ma poi in sede scientifica. Qualche rapido esempio e poi concludo questa prima manche. Galileo diceva ancora che le proposizioni matematiche, l'uomo ne conosce alcune, Dio le conosce tutte, però l'uomo le conosce come Dio, così come Dio le conosce, cioè in modo appunto stabile. Galileo appartiene ancora al momento epistemico della scienza, della fisica. Questo senso epistemico cade in ambito scientifico per una serie di episodi. Penso ad esempio al principio di indeterminazione, qui abbiamo un illustre rappresentante, il professor Rovelli, che è impegnato nel problema di unificazione, se ho ben capito, tra la teoria einsteiniana della relatività e la fisica quantistica. Ma il problema dell'apparente, almeno sperabilmente, incongruenza tra queste due posizioni. Il problema è determinato dal fatto che la fisica quantistica, pensiamo a Heisenberg, enuncia il principio che lo stato futuro del mondo è assolutamente imprevedibile. Questo può essere un esempio, se lo raccordiamo con quanto dicevo prima a proposito della previsione all'interno del mito, la difesa, dicevo, è previsione.
No, ora se stiamo per esempio ad Heidelberg, no? Il futuro è imprevedibile dal punto di vista del problema della morte. Il sapere fisico non garantisce il futuro. Un secondo esempio, non so se loro pensano di sì, abbiamo sentito parlare di quel grande logico matematico che è Kurt Gödel. Kurt Gödel. E Gödel mostra qualche cosa di analogo al principio di indeterminazione di Heisenberg, cioè come Heisenberg mostra l'imprevedibilità del futuro, così Gödel mostra l'imprevedibilità dello sviluppo del sapere matematico, il quale potrebbe andare incontro alla contraddizione di un sapere adeguatamente formalizzato, il quale potrebbe andare incontro alla contraddizione. Cioè, dati i postulati, per esempio, dell'aritmetica, non è escluso che si riesca a imbattersi in una affermazione contraddittoria. Quindi anche in campo matematico quella stabilità epistemica cade. Ma faccio ancora un paio di esempi e poi concludo questa semplificazione. Anche in campo sociale, la democrazia non è più la democrazia classica, epistemica, la quale intende realizzare uno Stato alla luce dell'episteme della verità. Oggi viviamo in un'epoca in cui sta via via prevalendo, qui sarà interessante sentire il professor Salvati, sta via via sempre più prevalendo la democrazia procedurale, quella in cui cioè non ci si fa prendere la mano da alcuni valori inviolabili, ma si lascia la decisione che guidano lo Stato, la si lascia in mano all'esito delle votazioni che stabiliscono una maggioranza la quale decide delle leggi. E questo è l'ultimo esempio di una quantità di esempi che potrei fare, ma insomma ci stiamo accorgendo che il nostro mondo sta dicendo addio alla tradizione. Ebbene, un popolo vive in sogno, e anche la scuola segue questo destino, se non conosce questa tensione tra il modo in cui il passato ha tentato di difendersi dalla morte, e il passato ora è la tradizione dell'Occidente, e quindi il passato è il mito e la filosofia, e il modo in cui oggi la scienza, pur non essendo un sapere di carattere assoluto e pur riconoscendo di essere un sapere di carattere revisionabile, è tuttavia lo strumento più potente che noi oggi abbiamo in mano per modificare il mondo. Che cosa ne sia di questa tensione, quale sia l'esito di questa tensione, proverò a dirlo nella seconda marcia. Grazie al professor Severino per questa lucida prima marcia, chiamiamola così. Come nelle migliori tradizioni ci sarà una seconda, ha creato una certa attenzione. Benissimo, anche perché avremo modo adesso di sentire due posizioni da parte di due studiosi di due scienze, due discipline. Iniziamo dal professor Carlo Rovelli. Carlo Rovelli nasce a Verona, si laurea a Bologna in fisica nel 1981, si dottora sempre in fisica all'Università di Padova.
insegna in alcune università italiane e statunitensi, e adesso insegna in Francia all'Università di Marsiglia. Come già ricordava il professor Severino un attimo fa, dal punto di vista strettamente scientifico, da fisico, si occupa di un tema particolarmente interessante, forse ci dirà qualcosa, vedo un lucido lì che forse che è quella che è uno dei fondatori di una riflessione importante della fisica di oggi, che è la cosiddetta gravità quantistica loop. Non ci proverò neppure qui a dire esattamente di che cosa si tratta, però come ricordava già il professor Severino, è un tentativo molto alla frontiera della ricerca fisica nel tentativo di conciliare la relatività generale di Einstein e la meccanica quantistica, due come dire, approcci che in qualche modo da tempo coesistono, offrono soluzioni anche tecnologiche interessanti e importanti, eppure hanno alcuni problemi che richiedono in qualche modo una riconduzione in qualche modo ad unità. Il professor Rovelli però è anche uno studioso di storia della scienza e di filosofia della scienza. In un libro di qualche anno fa, Che cos'è la scienza? La rivoluzione di Anassimandro, ha riflettuto, partendo appunto dalla Grecia, che ci ricordava poco fa il professor Severino, sui fondamenti della scienza, in particolare ovviamente della fisica, che resta comunque uno dei punti fondamentali della scienza moderna. È arrivato a una visione originale in qualche modo della natura della scienza, nel senso che il pensiero scientifico, secondo il professor Rovelli, ridisegna in continuazione il mondo, perché non è mai basato su certezze acquisite una volta per tutte, ma si fonda sulla radicale consapevolezza dei limiti e dell'incertezza del sapere. Sarà interessante poi nel secondo giro discutere l'affermazione importante di Severino, che per questo è necessario comunque un fondamento certo, ma su questo poi credo che avremo modo ritornarci. Però certamente la posizione di Rovelli è una posizione della scienza come dubbio sistematico, come riflessione continua sugli stessi fondamenti della scienza stessa, molto lontana da quelle posizioni, diciamo, mi verrebbe da dire mitologiche della scienza dell'Ottocento o anche precedente. Ricordo soltanto un'ultima cosa e poi lascio la parola al professor Rovelli, è autore di molti e importanti articoli scientifici sulla sua ricerca, però anche di libri importanti, divulgativi sulla storia della scienza. Ricordo Le sette brevi lezioni di fisica, uscito un anno fa da Delphi, che resta probabilmente uno dei saggi più venduti e letti in questi ultimi anni. Ringrazio anche il professor Rovelli di essere qui e do a lui certamente la parola. Il tema è fisica fondamentale e descrizioni del mondo. Grazie. Grazie. Salve ragazzi a tutti voi. Dialogo sulle scienze del XXI secolo, fisica fondamentale, descrizione del mondo del XXI secolo. Io ho preparato questa slide qui, è l'unica che voglio mostrare, perché questo, io penso, è il modo in cui nel XXI secolo, oggi, la fisica ci racconta come è fatto il mondo. Anzi, questo è il modo in cui è cambiato nei secoli l'immagine fondamentale del mondo secondo la fisica, partendo dalla fisica di Aristotele, di cui non voglio parlare, attraverso la fisica di Cartesio, la fisica di Newton, l'introduzione della nozione di campo di Faraday e Maxwell, che forse alcuni di voi hanno già un po' visto, la rivoluzione di Einstein all'inizio del XX secolo, in cui spazio e tempo sono
unificati in un unico concetto, che è lo spazio-tempo. Poi la più grande rivoluzione, sempre di Einstein nel 1915, che è la relatività generale, in cui scopre che lo spazio e il tempo e i campi di Faraday e Newton sono la stessa cosa. Ovviamente questa non è una lezione di fisica, non è che voglio entrare in ogni modo nel dettaglio. Questo è solo per dare uno sguardo dall'alto di cosa è successo nel XX secolo alla fisica. L'altra grande rivoluzione della fisica nel XX secolo è la meccanica quantistica, cui il professor Severino descriveva prima forse l'aspetto centrale più rilevante, che è quello dell'impossibilità di prevedere con certezza cosa succederà domani sulla base di quello che abbiamo visto succedere oggi. Un altro aspetto centrale della meccanica quantistica è che i campi di Faraday e Newton e le particelle sono mostrati essere la stessa cosa, aspetti diversi della stessa cosa. Qui, che è la penultima riga qui sotto, è quello che più o meno sappiamo del mondo, poi cercherò di dire che vuol dire sappiamo del mondo, sappiamo anche che non sappiamo un sacco di cose, sappiamo che ci sono dei buchi enormi e che la quantità di cose che non sappiamo è di più di quella che sappiamo, quindi cerchiamo di guardare un po' più in là del nostro sapere. Questo è il lavoro di me e di tanti altri fisici teorici di fisica fondamentale, e nel cercare di mettere insieme queste due cose che abbiamo capito nel mondo, Einstein da una parte, la meccanica quantistica dall'altra, cerchiamo di costruire una teoria che sia consistente con tutte e due, che è la gravità quantistica, che è il cuore del mio lavoro tecnico, che è una teoria dove lo spazio-tempo, che è diventato un campo, e le particelle, i campi, diventa un aspetto di quest'unica cosa che sono i campi quantistici, dentro cui dovrebbe starci lo spazio, il tempo, le particelle, la luce, gli atomi, il cielo, le stelle, noi, i tavoli, tutto quanto. Quindi, cioè, nel tentativo di guardare un po' più in là, c'è questo strano oggetto di cui la fisica teorica si occupa, che sono i campi quantistici, che non vivono nello spazio, ma che sono all'origine dello spazio, che non vivono nel tempo, sono all'origine del tempo e così via, di cui si cerca di scrivere le equazioni, di vedere come descrivono il mondo. Ecco, questa è, diciamo, 10 anni di studio di fisica concentrati in un'unica slide. Non è che immagino che adesso, non è che vi interrogo poi su se avete capito i dettagli, ovviamente. Però ho voluto metterla lì, mostrarla tutti insieme per arrivare al tema di questa conversazione, che è un dialogo sulla scienza, e soprattutto connettermi con la prospettiva del professor Severino, con cui io sono largamente in accordo con moltissime delle cose che diceva, anzi direi che sottoscriverei quasi tutto quello che lei diceva, con delle differenze che vengono dalla mia prospettiva, dalla mia formazione di fisico e da dove sto io, che cerco di sottolineare, perché l'interessante, penso, non è quando siamo tutti d'accordo, ma quando siamo in disaccordo, quando ci diciamo delle cose. Su questo tornerò. Allora, prima considerazione. Io sono completamente d'accordo con il professor Severino quando dice, quando si fa un dialogo sulla scienza, quando ci si chiede cos'è questo tipo di sapere qui, in realtà non si fa scienza, si fa filosofia. Io non faccio parte di quella schiera dei miei colleghi scienziati che dicono la filosofia non serve niente. Penso che sia un modo di pensare abbastanza sciocco, perché intanto si fa filosofia comunque consapevolmente o non consapevolmente quando si ha una metodologia scientifica, si ha un'idea del mondo. E poi soprattutto perché ci sono modi propri di pensare della filosofia che sono fondamentali per la scienza, e il sapere filosofico e il sapere scientifico si parlano l'un l'altro, si sono sempre parlati, si sono nutriti l'un l'altro. Alcuni dei personaggi che stanno scritti qui sono più nei libri di filosofia che nei libri di scienza, forse loro stessi non avrebbero fatto questa distinzione. Questa distinzione, secondo me, è una distinzione un po' forzata talvolta. Come si distingue? Bisogna distinguere le cose, perché sono modi diversi, metodi diversi di pensare, ma i problemi sono gli stessi, si incrociano, e soprattutto mi sembra si è ciechi se si guarda da una parte senza sapere quello che si sa dall'altro. Quello che caratterizza questa descrizione del mondo, e vedo Severino l'ha detto molto bene, è che manca di stabilità, no? Cioè, io vi sto dicendo, non
ragazzi, abbiamo scoperto che il mondo è fatto così. No, sto dicendo che nel 1600 pensavano che il mondo fosse così, 1700 pensavano, 1800 pensavano, 1900 abbiamo capito così, però in realtà non è così, è un po' diverso e stiamo cercando di capire com'è. Oggi la scienza è, soprattutto la scienza fondamentale, è molto consapevole di questo carattere provvisorio evolutivo del sapere scientifico. La scienza non è un sapere, usando le parole Severino, stabile, non smentibile sul mondo. Questo non vuol dire che non sappiamo delle cose, sappiamo che la Terra gira attorno al Sole e non viceversa, sappiamo che abbiamo tutti antenati in comuni con gli altri animali, sappiamo che le cose cadono. Però se cerchiamo di dare un'immagine, una comprensione del mondo generale di cui essere sicuri, se possiamo, se ci chiediamo che cosa ci dice la scienza di assolutamente certo, fondamentale, questo sapere non smentibile e stabile a cui Severino fa riferimento, non c'è nella scienza. Allora che cos'è la scienza? Beh, esattamente, uso quasi le sue parole, è il quanto di meglio sappiamo sul mondo oggi. Cioè, fra una descrizione scientifica su una questione e le altre, in generale la descrizione scientifica è la migliore, non perché in sé è la migliore, ma perché se un'altra è la migliore diventa quella la descrizione scientifica. Cioè la descrizione scientifica, la scienza è, quando Einstein ha detto Newton si sbaglia, non è che diceva la scienza si sbaglia, no? Rimetteva in moto quel cammino che consiste nel criticare continuamente, rimettere in dubbio continuamente quello che sappiamo e proprio da questo dubbio scegliere sempre il modo di pensare, la struttura concettuale, il sapere che c'è più, che funziona meglio, che spiega le cose meglio, ci permette di fare le cose meglio. La scienza è questo. Per questo il cuore del sapere scientifico non è le certezze che fonda, è il contrario. È il fatto di rimettere costantemente in discussione il nostro sapere in maniera tale che ogni idea sbagliata che abbiamo in testa siamo aperti a correggerla. E in questo modo abbiamo imparato che la Terra non è piatta, che la Terra non è ferma, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, che tipo di sapere è questo? A me piace una storia che è questa. Quando, diciamo, gli uomini hanno una cultura, scrivono da 5.000 anni, però parlano da molto prima, giusto? Parlano da 100.000 anni, 200.000 anni, non lo sappiamo con certezza. Da sempre, da quando parliamo, gli uomini fanno una cosa, che è quella di chiacchierare e raccontarsi storie l'un l'altro. Questo raccontarsi storie è fondamentale nelle società umane, nel sapere umano, nel modo in cui gli uomini vedono il mondo. La sera gli uomini si mettono intorno al fuoco da 100.000 anni e si raccontano delle storie, dei miti. E in queste storie abitano, vivono, questa è la loro visione del mondo, si riraccontano la visione del mondo in continuazione. Noi lo facciamo ancora costantemente, o qui stiamo facendo un po' la stessa cosa. Allora, c'è tutto un modo di vedere la scienza, va di moda vederla così, soprattutto in paesi come l'Italia, che vede la scienza un po' come la continuazione di questa cosa qui. Io penso che non è vero, un po' sì lo è, ma quegli stessi uomini, i nostri antenati, per 100 miliardi di anni, la mattina andavano a caccia, abbiamo vissuto di caccia per sacco di tempo, e per cacciare si seguono le tracce della preda. Quindi c'è un'attività tipicamente, caratteristicamente umana, la nostra specie, che è quella di cercare di guardare nelle tracce per capire cosa succede, per capire dov'è qualcosa che non vedi, no? Traccia della gazzella andata di là, allora io non vado di là, ma vado di là. Seguire le tracce per capire qualcosa del mondo è il cuore di quello che fa la scienza. La scienza cerca nei dettagli, Galileo che fa scendere le palle piano piano, Aristotele che guarda l'ombra della Terra sulla Luna per capire la forma della Terra, al CERN, a Ginevra che fanno scontrare le particelle per capire qual è la struttura minuta della sostanza che fa il mondo, eccetera, eccetera. Questo è un guardare tracce, guardare dettagli per capire cosa c'è, dov'è la gazzella. Ed è importante di capirlo bene, perché se trovi la gazzella, mangi, e il gruppo
vive. Se non la trovi, muori di fame. Quindi non è arbitrario. Ci si può sbagliare. È meglio non sbagliarsi. Però sappiamo anche che ci possiamo sempre sbagliare. Qualunque cacciatore che segue una gazzella segue le tracce sbagliate. E quindi ha sempre in testa costantemente l'idea: io vedo la traccia, so che è là, ma attenzione, e se mi stessi sbagliando? Questo è l'atteggiamento che guida il sapere scientifico. E per questo è un sapere costantemente in dubbio su se stesso, ma che in fondo è comunque a quanto ne al meglio che ne so oggi la gazzella è andata di là, e quindi vado di là. Al meglio che ne so oggi questo è come è fatto il mondo, ok? Poi se non è fatto così, vabbè, cambieremo idea. Ok, chi siamo noi? E questa è una delle domande che... a posto professor Severino, sono il penultimo punto che voglio fare. Qual è il luogo, uso le sue parole, qual è il luogo da cui ci collochiamo in questo sapere? Okay. E possiamo metterci in un luogo da cui cercare un sapere più stabile, qualche cosa che nelle sue parole ci permetta di difenderci dalla morte? Io penso che noi sappiamo molto sul luogo da cui parliamo. Noi siamo ovviamente, cioè, la collettività che insieme produce questo sapere, il soggetto che vede, che si racconta, eccetera, eccetera. Però sappiamo molto su noi stessi. E tutta la scienza degli ultimi 300 anni, ma direi ancora più degli ultimi 100 anni, ancora più degli ultimi 20 anni, quello che ci dice è che noi siamo un pezzo di questa cosa qui, non qualcos'altro. Noi siamo un prodotto di questi campi, atomi, cose che si mettono insieme, che sono molto più complicati che le semplici palline di Newton o di Laplace che si tirano con delle forze, perché i campi quantistici sono gli oggetti più complessi, che creano degli oggetti, delle enormi complessità, le cellule, le galassie, le stelle, l'universo che si espande, i buchi neri, la natura è straordinariamente complessa. In questa straordinaria complessità, una delle cose di questa natura siamo noi. La natura si scambia costantemente informazioni, un pezzo della natura uno sull'altra, noi siamo un pezzo di questo scambio di informazioni. Questa credo che sia la cosa più chiara che emerge dalle scienze contemporanee, tanto dalla fisica quanto dalla neurologia, quanto dalla biologia, le scienze cognitive, eccetera, eccetera. Quindi noi non siamo fuori da questo mondo descritto dalla scienza, noi siamo dentro questo mondo descritto dalla scienza, siamo un pezzettino della natura che guarda gli altri pezzettini della natura e come tali siamo limitati, limitatissimi. Possiamo sperare di avere un punto di vista come ci immagineremmo un punto di vista divino, di sapere le cose come le sa Dio, come diceva Galileo, il quale non ha solo aderito all'Accademia dei Lincei, ma è stato un animatore forse. Quando Federico Cesi ha fondato l'Accademia dei Lincei, ha fatto in gran parte per Galileo Galilei, con l'idea di guardare come una lince, no? La lince è il cacciatore che deve vedere lontano esattamente per continuare questa... Ma questo sapere, nonostante gli occhi di lince, è il sapere di una lince, di uno scienziato, di un uomo che muore, che sa un po', che sa un pochino. Quello che sapevo io, che sa qualunque di voi, è molto di più di quello che sapeva Cartesio, di quello che sapeva Newton, molto molto di più. Quindi il povero Newton era un ignorante rispetto a tutti noi. Ma questo che vuol dire? Che noi siamo degli ignoranti rispetto a quello che in linea di principio si potrebbe sapere di più. Allora, accettare questa ignoranza, secondo me, vuol dire accettare a fondo la limitatezza e vuol dire, se posso arrivare un po' al cuore di quello che il professor Severino diceva in questa prima parte, che, fatemela dire in un'altra maniera, perché dobbiamo difenderci dalla morte, visto che siamo mortali? Che senso ha? Io penso che questa paura della morte sia un intoppo nell'evoluzione a un certo punto della nostra specie che ha fatto confusione. Avendo paura, la paura di scappare da un pericolo immediato è istintiva, ovviamente, no? Ce l'abbiamo perché se non ce l'avessimo avuto ce l'avevo mangiato le tigri, tutti quanti. Abbiamo questa paura. Poi abbiamo sviluppato questo grande cervello capace di... perché ci ha permesso di sopravvivere meglio, capace di fare previsioni, di prevedere, di fare cose molto complicate, di vedere cosa succede nel futuro, di capire cosa siamo in grado, di capire cosa succederà al nostro Sole fra 100 milioni di anni. Fantastico. E quindi siamo capaci di vedere benissimo cosa succederà a noi, cosa ci succederà, che non ci saremo più.
questa limitatezza nella vita, forse la nostra stessa specie non ci sarà più fra poco. Questo accettare il nostro essere nella natura, il nostro essere parte della natura, il nostro essere mortali, il nostro non avere accesso né alla vita eterna, credo sia un mito vuoto, né alla idea di un sapere stabile, non smentibile, io penso sia il cuore di quello che ci offre, come anche sorgente di straordinaria serenità, il naturalismo alla base della scienza contemporanea. Naturalismo che nasce nella Grecia esattamente allora, nel momento in cui gli uomini, accanto alle descrizioni mitiche, cominciano a dare peso invece al sapere, diciamo, capace di rimettersi in discussione, capace di elaborare, e che ci permette di dire: questa è la natura, complessa, grande, poco conosciuta, sappiamo un po', chissà quanto ancora non sappiamo, noi siamo parte di questa cosa qui, siamo a casa, questa è la nostra casa. Cosa vogliamo di più che non essere serenamente dentro questa complessità, per questo straordinario dono che abbiamo di questa vita limitata, breve e quindi preziosa, quindi bellissima. Questa forse è, io non so dove questo Severino vuole andare a continuare, ma questa, a mio giudizio, per me almeno, o perlomeno per me come persona, è quello che offre il sapere scientifico contemporaneo. Non tanto un punto di certezza sicura sul mondo, no, il contrario, ma la serenità di essere parte di un mondo di cui sappiamo poco, però abbiamo il piacere, la gioia di poter intanto viverci, amare, essere contenti, ridere, piangere, fare tutte quelle cose lì, e poi scoprire, conoscere, perché parte di noi, di quello che siamo, è la curiosità di sapere un po' di più. Io sono terribilmente curioso di sapere se l'ultima riga che ho messo qui è giusta o sbagliata, e poi quale sarà la riga successiva, forse, non lo so, non sarà la riga finale, ma sarà qualcosa in più. Questa curiosità estrema, Federico Cesi diceva, la voglia di sapere, la voglia di conoscere che ci porta, è, io credo, il cuore poi della scienza, molto più che non il fatto che ci permette di fare la tecnologia, ci permette di costruire le cose, di vivere a lungo, eccetera. Mi fermo qua. Grazie al professor Rovelli. Credo che, come molti dei presenti, comincio a essere particolarmente curioso di sapere poi al seconda manche che cosa succederà. Però prima di tornare appunto su questi grandi temi, questa riflessione particolarmente interessante che Severino prima e Rovelli poi ci hanno offerto, voglio dare la parola a Michele Salvati. Michele Salvati è cremonese, si è laureato in giurisprudenza a Pavia, anche lui alunno del Collegio Borromeo. Chissà se il Collegio Lucchini avrà la possibilità fra 200 anni di avere tanti importanti scienziati e studiosi come loro. Ce lo auguriamo tutti, penso. E poi si è laureato in economia, però dopo qualche anno all'Università di Cambridge. Ha fondato con diversi economisti, tra i più conosciuti, importanti, italiani, la facoltà di economia dell'Università degli Studi di Modena, allora si chiamava di Modena, adesso è Modena Reggio Emilia, e credo che sia uno degli studiosi italiani più attenti a una branca particolare che sta un po' a cavallo tra l'economia e le scienze politiche, che normalmente viene indicata con il termine di political economy, vale a dire si occupa da tempo del rapporto tra l'economia, non l'economia formale, non l'economia astratta che spesso ha dominato, oggi forse un po' meno, ma le scienze economiche,
quanto il rapporto tra l'economia e le istituzioni e la società e le scelte politiche. È anche lui accademico dei Lincei, quindi abbiamo due boromaici e due accademici dei Lincei oggi qui, e ha collaborato, collabora con diversi, con il Corriere della Sera in particolare, anche in precedenza con altri quotidiani. Soprattutto però ha dato un contributo importante per costituire quel gruppo, quell'associazione che in qualche modo ha promosso e continua a promuovere le scienze economiche e sociali in Italia, che è il gruppo del Mulino, la casa editrice, la rivista Il Mulino, di cui il professor Salvati è attualmente chief editor. Ha scritto diversi contributi scientifici, ricordo l'ultimo, visto che è vicino in qualche modo anche un po' i temi che affronterà oggi, Max Weber, Capitalismo, Liberalismo e Democrazia, che è sulla una delle riviste più significative di questo branca di studi, che è la rivista Stato e Mercato, edita appunto dal Mulino. Ha pubblicato molti, molti lavori, molti libri, sia sull'economia italiana, quindi molte, molte cose sulla situazione dell'economia italiana, ad esempio Tre pezzi facili sull'Italia, Democrazia e crisi economica, Capitalismo, Mercato e Democrazia, però ha sempre avuto un atteggiamento anche molto fondativo della sua disciplina e dei rapporti tra questa disciplina e le altre, la filosofia e le altre scienze sociali. Quindi do senz'altro la parola al professor Salvati. Il titolo che avevamo concordato per il suo intervento è Le scienze economico-sociali e la storia. Sono vere scienze? A fronte delle riflessioni precedenti, credo che questo sia un contributo interessante e importante. Poi torneremo alla fine, nel secondo round, su questi aspetti. Prego, Michele. Sì, sono molto contento di vedervi. È da un po' che non faccio più lezioni universitarie, ma sono rimasto con la testa molto fisso sul modello della lezione universitaria, che è una lezione di 50 minuti, tre quarti d'ora, e me la sono scritta, perché in realtà fare una lezione universitaria a dei liceali è molto difficile. Quindi mi sono scritto diligentemente quanto dovevo dire. È venuto troppo lungo, naturalmente, e devo spezzarlo in due. Per fortuna, la prima parte di questo è facile spezzare in due quanto dirò, perché la prima parte in realtà ripercorre alcuni degli argomenti di natura epistemologica, paroloni grossi, di filosofia della scienza, di cui hanno già trattato chi mi ha preceduto. La seconda invece riguarda esattamente anche cos'è l'economia oggi, quali sono i diversi paradigmi, le diverse scuole, no, che combattono all'interno dell'economia. Quindi la prima parte è più in generale e parte dal fatto che l'economia, e mi fermerò a questa, l'economia e le altre scienze sociali non sono scienze dello stesso tipo delle scienze della natura. Questa è un'affermazione generica, ma la preciso meglio in seguito. Gran parte degli scienziati sociali sarebbe però d'accordo con essa e in essa non c'è nulla di denigratorio. Può trattarsi di imprese conoscitive altrettanto difficili ed esigenti, e comunque si tratta, se le sommiamo insieme alla storia, degli unici strumenti di cui disponiamo per capire le società umane in cui viviamo e abbiamo vissuto, e intervenire su di esse in modo razionale, spiegabile, no? Dibattibile. Ed è anche con l'aiuto di queste quasi scienze che noi cerchiamo di trovare gli strumenti per migliorare la condizione umana. Ingegnerie sociali, in altre parole, come dalle scienze della natura abbiamo derivato le ingegnerie che ci hanno consentito il dominio che oggi abbiamo sul mondo esterno e il benessere di cui disponiamo. Ma è sulle applicazioni, sull'ingegneria, che la diversità tra i due tipi di scienze diventa evidente. Perché dalle scienze della natura deriviamo conoscenze, poi sarò più preciso su questo, certe e precise con le quali intervenire sul contesto naturale in cui viviamo e ottenere effetti prevedibili. Conoscenze sulle quali gli scienziati concordano, passando poi la palla ai tecnici e agli ingegneri. Queste,
un'immagine un po' diversa da quella che ha dato alla fine, voglio dire, professor Velli. Queste conoscenze, ma non c'è in realtà contrasto, perché queste conoscenze certe e precise, accettate da tutti, mancano nelle scienze umane o sono insufficienti e restano in vita spiegazioni diverse di come funziona l'economia e la società. In presenza di spiegazioni diverse e tra loro confliggenti, non si può avere una ingegneria condivisa, cioè sapere che cosa fare in economia. Le cose che leggete sui giornali adesso, dei conflitti velenosi che esistono tra economisti che danno consigli di un certo tipo, consigli di un certo altro, hanno a che fare con la presenza di paradigmi, come si dice pomposamente, cioè di modelli, diciamo, esplicativi, diciamo, diversi e confliggenti e non risolti conflitti, questi conflitti. In presenza di spiegazioni diverse non si può avere un'ingegneria condivisa, una politica economica sulla quale tutti gli economisti sono d'accordo. Ora, tenete presente, il disaccordo nasce spesso da un disaccordo politico sulle finalità, no, che le ingegnerie sociali dovrebbero perseguire. Ma anche se c'è un completo accordo politico sui fini, può esserci disaccordo sulle cose da fare, no? Sui mezzi, che deriva dalle diverse teorie con la quale, diciamo, gli scienziati sociali cercano di spiegare il funzionamento dell'economia e della società. Do un esempio, ci può essere accordo politico, anzi c'è, no, in quasi tutti i partiti politici, sul fatto che la piena occupazione del lavoro sia una cosa desiderabile, ma c'è, può esserci e c'è un profondo disaccordo sul modo con cui raggiungere. Gli economisti neoclassici, marginalisti, avranno certe medicine, tedeschi, diciamo, ne avranno che sono tendenzialmente neoclassici. No, avranno un'idea, gli economisti keynesiani, i vari Krugman, Stiglitz, leggete sui giornali, ne hanno un'altra. Tutti sono d'accordo che bisogna perseguire la piena occupazione. Allora, disaccordi ci sono, e conflitti ci sono anche tra gli scienziati naturali, ci sono anche tra i mitici fisici. Ma questi stanno tendenzialmente sulle frontiere della conoscenza, no? Per il grosso delle conoscenze che applichiamo poi nella fisica applicata, voglio dire, nell'ingegneria, no? Queste, quelle che servono per quelle applicazioni ingegneristiche, e queste, diciamo, sono accettate provvisoriamente da tutti e danno gli straordinari risultati applicativi che abbiamo visto negli ultimi 2 secoli e mezzo, perché è da allora che si applicano massicciamente le conoscenze scientifiche al mondo umano. Ed è da allora che, diciamo, il tasso di crescita del reddito e del benessere dell'umanità si è ingigantito. Voglio dire, noi siamo vissuti in una situazione tecnologicamente e reddituellemente stazionaria, grosso modo, non voglio dire dai tempi di Hammurabi in poi, ma fondamentalmente dall'impero romano in poi. Voglio dire, se andiamo agli inizi del Settecento, no, la situazione era, e prendevate la situazione di un contadino, questo non era per nulla diversa dalla situazione, dal punto di vista dei mezzi, degli strumenti che applicava, della situazione di un contadino romano, 2000 anni prima, questo è la cosa. È da 2 secoli e mezzo che è esploso tutto, dal momento in cui si sono applicate le conoscenze, diciamo, ingegneristiche derivate dalle scienze tecniche. Secondo punto, perché le scienze sociali differiscono dalle scienze naturali? Da dove deriva, da ultimo, il disaccordo nelle scienze sociali, la compresenza di diverse teorie su come funziona la società e l'economia? Parlo dell'economia prevalentemente, ma tenete presente, se parlo per economia, dell'economia che è la scienza più ambiziosa, quella che più si fregia di avvicinarsi al mondo delle scienze naturali, questo vale a maggior ragione per la psicologia, la sociologia, le scienze politiche e tutte le altre scienze umane. Da dove deriva questo disaccordo? Dal fatto che, per spiegare, esse devono da ultimo riferirsi al comportamento umano, alle motivazioni che lo inducono e alle conoscenze incerte, interdipendenti, mutevoli e parziali, sulle quali queste motivazioni si applicano. Così ha sempre spiegato la storia. Voi leggete Tucidide, uno storico straordinario, cioè è pieno di modelli di scienze sociali, quando spiega le guerre del Peloponneso, per esempio. Così ha spiegato la storia, ha sempre spiegato la storia, naturalmente, no? E così devono spiegare quelle discipline che pretendono di estrarre dalla storia
delle uniformità, se non proprio delle leggi, che si applicano in via generale a diversi, se non a tutti, casi storici. Ve ne do un esempio molto precoce, che ho trovato straordinariamente divertente. E troviamo nell'Utopia, un famoso libro di Thomas More, di Tommaso Moro, all'inizio del Cinquecento. Qui viene rappresentato un colloquio tra il Lord Cancelliere del Regno, oggi direbbe il Primo Ministro, intenderci, un grande viaggiatore chiamato Raffaello, oggi diremmo un grande esperto, un grande politologo in questo caso, o sociologo. E la domanda che il Lord Cancelliere pone a Raffaello è la seguente: come mai in Inghilterra, rispetto agli altri paesi con cui allora l'Inghilterra si confrontava, la Spagna, la Francia, l'Italia, gli assassini sono così numerosi, gli assassini, il numero di gente assassinata? La risposta di Raffaello è questa: perché in Inghilterra, rispetto ad altri paesi, gli assassini perché in Inghilterra, rispetto agli altri paesi, il furto è punito con la pena capitale. Mentre in altri paesi è punito con pene più mite. E spiega la risposta. La spiega con un ragionamento che è un perfetto modello di spiegazione, diciamo, di individualismo metodologico, voglio dire, nelle scienze sociali. Le persone del tutto prive di mezzi hanno tre alternative: non rubare e morire di fame, rubare senza ammazzare, con probabilità elevata di essere riconosciuto, arrestato e messo a morte, e il resto l'avete capito anche voi. No? Rubare ammazzando chi potrebbe riconoscerle. Allora, questo è un tipico modello di spiegazione nelle scienze umane. Un fatto sociale, il numero degli assassini, un fatto sociale diffuso, non un caso individuale. Quindi la relativa abbondanza di assassini è spiegato facendo riferimento alle azioni individuali che lo compongono, che un fatto sociale è determinato da centinaia di decisioni individuali. A sua volta queste sono spiegate dai motivi e dalle credenze che inducono i singoli a compierle. Motivi e credenze perfettamente comprensibili e soddisfacenti a chi cerca una spiegazione di quel fatto sociale problematico. Allora, si nota che viene enunciato, se volete, una piccola legge di tipo causale. Se diamo A, punizione del furto eccessiva, allora avviene B, grande numero di assassini. No? Una legge all'apparenza non dissimile dalle leggi enunciate dalle scienze naturali. E tra l'altro anche in ambiti molto ristretti e per un certo giro di anni, e se riusciamo a staccare, diciamo, questo fenomeno da altri fenomeni che possono influire, cioè applichiamo una clausola che da noi si chiama di rebus sic stantibus, se le cose rimangono simili, è una legge che può essere anche dar luogo a politiche, e le politiche possono dar luogo a esiti. A questo punto si punisce il furto con pene più miti e si riduce il numero di assassini. Quindi, di per sé, diciamo, la forma esplicativa. Questa legge è costruita, diciamo, sull'interpretazione, sulla tentativo di comprensione di comportamenti individuali alla luce del delle motivazioni che vengono date o che si suppone siano comuni agli individui, e assemblate insieme queste cose danno origine a un fatto sociale. Allora, su un fatto relativamente piccolo, localizzato e preciso come quello di Raffaello, per intenderci, questa è una spiegazione semplice e convincente. Ma se si estende questo tipo di spiegazione all'intera economia e società, le cose si complicano molto. Le motivazioni dei soggetti sono diverse, le loro informazioni sono incomplete, l'elaborazione di queste informazioni allo scopo di prendere una decisione sono imperfettamente razionali, e il contesto in cui operano i soggetti può non consentire di raggiungere una conclusione all'attività, diciamo, alle motivazioni dei soggetti. Insomma, è il principio di fallibilità, che è tipico delle scienze sociali, la visione del mondo esterno sulla base del quale gli attori umani prendono decisioni è sempre parziale e distorta. E queste visioni parziali e distorte possono indurre a decisioni sbagliate, che non consentono di raggiungere i risultati che gli attori desideravano. E le reazioni a questi esiti indesiderati
possono condurre esiti anche più lontani da quelli desiderati dagli attori, producendo effetti cumulativi. Caso più tipico, guardate, voglio dire, gli effetti cumulativi che possono dar luogo a esiti sempre più lontani dai desideri degli attori, è il caso del ciclo economico, è il caso delle crisi. Se la domanda che si rivolge alle imprese, domanda di acquisto che si rivolge alle imprese, no? È scarsa e comunque non prevista dalle imprese, una reazione tipica delle imprese è quella di ridurre la produzione. Ridurre la produzione significa domandare meno materie prime, occupare meno lavoro. Naturalmente il minor lavoro, no, che viene occupato farà meno domanda alle imprese, e così ci si avviluppa in una specie di loop, in una situazione che ti porta sempre più lontano dal punto desiderato dai soggetti il cui mondo mentale e le cui ambizioni devi capire per poter spiegare se usi questo sistema. Questo è un principio che si chiama riflessività, quindi sono queste, oltre che fallibili, sono riflessive, no? Si ripercuotono. In una storia che si sviluppa nel tempo, le aspettative, le concezioni e dunque le decisioni degli agenti influenzano il corso degli eventi. Ma a sua volta il corso degli eventi influenza le aspettative, le concezioni e dunque le decisioni degli agenti. Questa è una situazione del tutto diversa da quella che si trova, di fronte alla quale si trova uno scienziato naturale. Non ha di mezzo, no, degli agenti. E su questo avremo modo di discutere. Comunque può prevedere, quantomeno nell'ambito, diciamo, se non siamo sull'estrema frontiera della conoscenza, eccetera, può prevedere delle cose, la cosa fondamentale, cioè, grosso modo, può fare degli esperimenti. Cioè, dalla teoria possono essere derivate previsioni di come si comportano certi fenomeni, e se le previsioni, diciamo, non vengono verificate da un esperimento, questo è il concetto, diciamo, di falsificabilità di Popper, voglio dire, la teoria comincia ad avere dei problemi. Non viene scartata subito, necessariamente. Comincia a avere dei problemi, si andranno a cercare aporie, cose di questo genere. Questo è un modo, diciamo, che non è possibile, cioè fare esperimenti, salvo che nel caso, diciamo, di Raffaello, che vi dicevo, cioè, che se non in casi molto ristretti e che interessano a molti, questo è difficilissimo, e questa è la situazione. C'è anche una terza ragione che rende difficile costruire una scienza sociale con le stesse ambigazioni esplicative delle scienze della natura. Questo la lascio da parte perché ci porterebbe lontano, è la parzialità, insomma, il modo con cui le scienze sociali si ritagliano il loro campo di applicazione. Lasciamolo da parte. Di per sé, e concludiamo su questo punto, fallibilità, riflessività, parzialità, è il terzo punto che non ho sviluppato, no, sono caratteristiche intrinseche alle scienze umane. La spiegazione delle scienze umane, basata sulle motivazioni individuali, si chiama, un nome specifico, si chiama individualismo metodologico, no? Non si oppone a una definizione di leggi causali, possibile tirarne fuori, si oppone alla definizione di leggi univoche, precise e stabili nello spazio e nel tempo, leggi che funzionino universalmente e che tutti gli scienziati sociali devono accettare come valide, e sulla base delle quali consigliano ai politici di solito delle ingegnerie sociali efficaci. Come evidente dalle polemiche, no, che ci raggiungono anche attraverso i media e il pubblico, e arrivano al pubblico dei non esperti, le ingegnerie consigliate sono le più diverse. Si pensa a quelle relative a migliorare le condizioni economiche dei paesi più deboli dell'Unione Europea. Abbiamo una ricetta tedesca, no, abbiamo le ricette di Krugman, di Stiglitz, e guardate, non sono ricette che derivano da posizioni politiche di base diverse, perché tutti vorrebbero che l'Italia, il Portogallo, la Grecia stessero bene e avessero piena occupazione, ma i modi che consigliano per raggiungere questo bene che tutti accettano sono radicalmente differenti, si basano su modelli, su teorie del tutto diverse. La situazione, io credo, diciamo, è piuttosto diversa nelle scienze della natura, nonostante le conosco benissimo, che voglio dire, poi
scienza della fisica, in particolare quello che ci ha descritto adesso Rovelli, è un mondo nel quale le vecchie leggi o i vecchi comportamenti uniformi, no, non sono affatto annullati a scopo di dire, no? Le cose che erano basate sulla semplice, non era per niente semplice allora, fisica di Newton, no? Non sono, vi chiedo scusa, no? Non sono affatto annullate, sono ricomprese in insiemi sempre più potenti. Questo è il loro problema. Ma questo, quanto rimane degli insiemi meno potenti di prima, è del tutto sufficiente a fare un'ingegneria che tutti i fisici accettano e che i cui risultati eccellenti sono quelli che si vedono. Da noi, le scienze umane, fallibilità, riflessività, parzialità, no, non possono creare queste leggi. Ci sono un insieme di teorie diverse che concorrono tra di loro, che si combattono ferocemente, e questo avviene anche nell'economia, la più pretenziosa delle scienze, quella che essendo riuscita a matematizzare in modo molto raffinato tutto il suo scibile, pretende di essere una scienza. Ma voi potete tirar fuori da assiomi e matematizzare perfettamente la teologia, e questo non la porterà di un dito più vicino all'essere una scienza. Va bene, mi fermo qui adesso. La seconda parte è che cosa fanno gli economisti, cosa fa l'economia, voglio dire. Se vi interessa, ve lo dico dopo. Grazie. Non mi dispiace per niente. Grazie. Bene, allora siamo rimasti anche nei tempi, cosa importante. Come vi preannunciavo prima, adesso abbiamo un po' di tempo per qualche domanda e poi facciamo il secondo giro. Chi se la sente di... Dunque abbiamo anche un microfono. C'è qualcuno che osa? Ovviamente vorremmo anche qualche domanda da parte dei giovani presenti, ma ci sono anche qualche meno giovane presente, e quindi anche da parte loro. Prego. Allora facciamo i meno giovani. Io sono un insegnante, volevo chiedere al professor Rovelli se fosse possibile...
Quindi, a mio giudizio, l'grande interesse degli adottati sulla TV Stringer sta scemando. Il colpo più duro, secondo me, è arrivato quest'anno, l'anno scorso, sta arrivando in questo momento. La TV Stringer gli chiede una simmetria che si chiama supersimmetria, che implica l'esistenza di certe particelle, non sono mai viste, che sono particelle supersimmetriche. Chi lavora in TV Stringer si aspettava che queste apparissero negli esperimenti già degli anni 90, non solo apparsi. Poi si aspettava che appena aperto l'NHC a Ginevra sarebbero apparse, o tutti sarebbero apparse subito, erano certi, non solo apparse. Poi sapete come l'NHC è stata di energia più bassa, adesso è energia più alta, adesso quest'anno è il massimo di energia standard, tutti, la gente non c'aveva dei dubbi, ma adesso devono proprio apparire, non solo apparsi. Allora, questo non vuol dire che la teoria è sbagliata, perché dice che possono esistere, ma un po' più. Io sarei stato il primo, ovviamente, perché questa è la scienza, e dire ok, avevano ragione loro. Per adesso mi sembra che la natura, se proprio proprio, sta dando torto a chi si aspettava quelle cose lì. Questo non voglio dire che quindi sta dando ragione a me, perché c'è nessuna delle predizioni che io e i miei colleghi dall'altra parte abbiamo fatto, eppure non ci sono predizioni verificate ancora, ci sono dei tentativi di fare delle cose. Siamo nel dubbio, stiamo a vedere. Il bello è quello, no? Il bello è non è studiare cosa abbiamo imparato del mondo, è studiare cosa non sappiamo ancora del mondo, cercare di andare a vedere. Grazie. Vorrei fare una domanda al professor Severino. Lei ha asserito che oggi la scienza è il rimedio contro la morte per l'umanità e quindi prevede anche che nel futuro la scienza sia questo rimedio o comunque avrà questo primato per il prossimo futuro. Secondo lei qual è il prossimo futuro della religione, cioè del mito e della filosofia? Lei anticipa un poco quello che dovrebbe essere il mio secondo intervento. Beh, professore, lo faccio pure, così possiamo tranquillamente. Sì, sì. Mescolo. Sì, mescoli. Mesco. Ma i battimani ovviamente sono senza bloccare la possibilità di altre domande, però. No, ma i battimani sono perché faccio più alla svelta. Per il mio accento bresciano. Questo è grave, questo. Avevo esordito dicendo che il titolo generale del nostro incontro allude a una tendenza, e lei ha colto molto bene questo
Ah no, è lei, ecco. Ha colto molto bene questa affermazione, una tendenza. E quando prima avevo alluso ai vari esempi di crisi dell'episteme nella cultura occidentale, che tra l'altro è diventata cultura planetaria, e non ho indicato quello più importante, cioè quello che avviene in campo filosofico. Cioè è la filosofia innanzitutto mostrare l'impossibilità di quella stabilità di cui avevo parlato. E perché detto in poche parole, indicando in poche parole questo tema essenziale, perché vuol dire, se le cose stanno così, è lei che ha fatto la domanda. No, è lei. Io mi rivolgevo a... perché lo vedevo sbadigliare, allora dicevo, ma come mi fa la domanda? Sbadiglia. Allora, è un tema essenziale, perché se vi è meno la tradizione, vengono meno i valori della tradizione ai quali attualmente molta parte della popolazione mondiale è attaccata. Noi constatiamo che le masse vanno allontanandosi, ma vanno allontanandosi, non si sono allontanate. Allora, il motivo centrale dell'eliminazione del passato da parte del pensiero filosofico è che se la realtà, come in qualche modo è venuto fuori sia nella relazione del professor Rovelli sia in quella del professor Salvati, è un fluire, un divenire, un'evoluzione. E come intenderemo questa evoluzione? E ritorniamo all'esempio di Heisenberg. Quando Heisenberg dice che il futuro non è prevedibile, e come risponderebbero loro se io chiedessi, e adesso che ne è del futuro? E io credo che dopo un po' di così di conversazione ci metteremo d'accordo su questo fatto. Del futuro, nella sua concretezza, adesso è niente. Sarà qualcosa anticipato del futuro, perché molto del futuro anticipato, ma il futuro, in quanto futuro, ho detto nella sua concretezza, ora è ancora nulla. Ma il nulla è imprevedibile. Se allora la filosofia dicesse a Heisenberg, tu puoi dire quello che dici, che il futuro è imprevedibile, perché sotto il tuo discorso sta un'ontologia, cioè una riflessione sul senso del nulla e dell'essere, un'ontologia per la quale nello stato presente del mondo, lo stato futuro del mondo è ancora nulla. Questa è una delle interpretazioni che sono state date del principio di indeterminazione di Heisenberg. Un'altra interpretazione è quella per cui è imprevedibile il futuro perché la nostra conoscenza è incapace a cogliere invece il suo essere predeterminato, è l'interpretazione tradizionale del principio di indeterminazione. Ma credo che oggi la fisica si vada orientando sul carattere oggettivo dell'imprevedibilità del futuro. Quindi l'imprevedibilità non è un limite della nostra conoscenza, ma è in re. Nelle cose, le cose future oggi sono imprevedibili perché sono ancora nulla in quanto concretamente future. Il discorso filosofico rileva che se il futuro è il nulla, e se la morte è andare nel nulla, e allora l'esistenza di un eterno rende impossibile
il nulla che ancora costituisce il futuro, perché un eterno, e dunque innanzitutto un Dio, e anticipa, come avevo detto inizialmente, ogni accadimento futuro. Un eterno non è un Dio, non è un Dio che di fronte a un evento dica perbacco, non l'avevo previsto, no? Un Dio eterno anticipa la totalità del futuro. E quindi il futuro, se esiste un eterno, il futuro è trasformato in un già previsto e quindi non è più un nulla. Ecco, questo sarebbe il nucleo da meditare in relazione a questo fondamentale apporto del pensiero filosofico, che dilaga poi anche in ambito scientifico e anzi, come dicevo prima, non so se il professor Rovelli sia d'accordo, dà significato alle stesse affermazioni scientifiche, perché altrimenti Heisenberg proporrebbe una semantica che manca di fondamento, quella della significazione dell'imprevedibilità. Propongo, e magari ne potremo discutere, che l'imprevedibilità ha senso solo se è l'imprevedibilità del niente. Perché solo il niente è l'imprevedibile. Ecco. Lei mi diceva che ne è del futuro, mi pare, ho già detto l'essenziale. Ora, è chiaro che in un discorso di questo genere, si potrebbe obiettare, ma come oggi la religione si fa sentire in particolar modo, soprattutto nelle tensioni di carattere religioso, vedi Islam, l'integralismo islamico, vedi l'importanza, per esempio, dell'attuale pontificato, del cattolicesimo. Però è un'obiezione che si può ridimensionare invocando una delle figure di cui il professor Salvati sa molto più di noi, per esempio la quotazione, va bene che sai ben altro che non questo, la quotazione di un titolo in borsa, sì, se un titolo in un anno va giù, però ci sono delle rimonte, allora se si considera soltanto la rimonta del titolo, si dice ma cosa stai dicendo che il titolo è andato giù? Allora certo, questo può essere un momento in cui la tensione religiosa si fa sentire particolarmente nella rimonta, senza togliere nulla alla discesa, alla crisi della tradizione. Io vado dicendo da molto tempo che il destino della tradizione è quella di diventare mezzo nelle mani della tecnica. Alludo a un tema che avrebbe bisogno di ben altro, ma è lei che mi ci ha portato, e mescolo. Oggi la tecnica è lo strumento più potente nelle mani delle forze di carattere, le forze tradizionali come capitalismo, ieri il comunismo, la democrazia, l'Islam, direi anche il cristianesimo, perché un cristianesimo che non cura la propaganda della fede non è cristianesimo, e quindi vediamo l'importanza che dà il cattolicesimo attuale ai mezzi di comunicazione, alla propaganda. Quindi le forze oggi dominanti, o ieri, se pensiamo al comunismo, si servono della tecnica. Però sono forze tra loro in conflitto. Nonostante quello che si dice, quello che vuole la democrazia non è quello che vuole il capitalismo. Il capitalismo vuole l'incremento del profitto privato. La democrazia pone un limite a una società il cui scopo
sia il profitto privato. Quindi c'è tensione tra democrazia e capitalismo, ma anche tra mondo cattolico e democrazia, perché quando diciamo che la democrazia oggi è procedurale, il cattolicesimo dice alla democrazia procedurale che non c'è libertà senza verità. E questa è la negazione della democrazia procedurale. Ma c'è contraddizione anche tra capitalismo e cattolicesimo. Quindi, e qui diciamo alla svelta, da tempo le encicliche dicono al capitalismo: tu sei un sistema di produzione migliore della economia pianificata, però il tuo scopo non deve essere il profitto privato, ma deve essere il bene comune. Da tempo vado dicendo, ma non so è l'esito di questo mio dire, che questo discorso della Chiesa è interessantissimo, equivale dal punto di vista sostanziale a quello del comunismo, il quale voleva togliere di mezzo il capitalismo. Perché se si dice al capitalismo: guarda che il tuo scopo non deve essere più l'incremento indefinito del profitto privato, ma il tuo scopo deve essere il bene cristiano della società, allora un'economia che abbia questo scopo non è più un'economia capitalistica. Quindi sono forze in conflitto che si servono della tecnica. Per prevalere l'una rispetto all'altra devono che cosa fare? E rafforzare lo strumento di cui si servono, o no? Perché tra noi due, se ci combattiamo, no, ma non ci combatteremo mai noi due, se ci combattiamo e vogliamo prevalere l'uno sull'altro, ognuno dei due, se ha dei mezzi, deve rafforzarli sempre di più. Oggi il mezzo più potente di ogni altro è la tecnoscienza. Quindi ognuna delle forze è interessata a rafforzare sempre di più la tecnoscienza. Ma il rafforzamento progressivo del mezzo fa sì che a un certo momento, le dico la direzione del discorso perché lei mi dice che ne sarà in futuro, fa sì che a un certo momento lo scopo non sia più per i cristianesimi, per il capitalismo, il profitto privato, o per la democrazia, l'eguaglianza, ma sì il rafforzamento progressivo del mezzo. In questo modo, se cambia lo scopo delle forze che confliggono, queste forze cambiano il volto. È per questo che da tempo vado predicando la fine del capitalismo, perché il capitalismo sarà costretto, per sopravvivere, sarà costretto ad assumere come scopo quell'incremento progressivo della tecnica, che assunto come scopo fa sì che il capitalismo non sia più capitalismo. E questo avviene per tutte le forze, o comunque per quella che riuscirà a prevalere sulle altre. E il futuro ultimo, no, e concludo con questo mescolamento di carte dicendo: e in tutta questa faccenda, se mettiamo insieme quanto dicevo prima con quanto ho detto adesso, in tutta questa faccenda si è detto dunque la verità, l'episteme della verità è tramontata per quello che abbiamo detto. Il tramonto fa sì che la tecnica sia autorizzata a non aver più limiti, perché la tecnoscienza può avere potenza solo se c'è una voce che le dice: guarda che non ci sono più limiti. Questa voce non può essere la scienza. È quella voce che dice: non ci sono gli eterni, non c'è alcun eterno. Allora, solo se io so di avere nel cassetto una ricchezza, del denaro lo spendo, se no non lo spendo. La filosofia degli ultimi due secoli è quella che dice alla tecnoscienza, lo dice in modo sussurrato che viene progressivamente, lentamente capito, e dice alla tecnoscienza: guarda che non hai limiti davanti,
Il professor Rovelli prima diceva siamo a casa nostra, anche qui varrebbe la pena di dire due parole, ma non hai limiti davanti. E allora in questo senso la filosofia dà potenza alla tecnica, perché altrimenti la tecnica è sempre nella condizione di dover subordinarsi a quelle forze religiose, economiche, eccetera, che intendono mantenerla nel ruolo di mezzo. Se così stanno le cose, allora il quadro generale è fine della verità della tradizione occidentale, crisi di questa civiltà, di questo senso della verità, avvento della tecnoscienza come paradiso della tecnica, un'espressione che Keynes usava. Keynes, un grande economista, anche uomo politico dei primi decenni del Novecento, avvento del paradiso della tecnica, ma avvento di un paradiso in cui l'unica cosa, nel frattempo dovremo attraversare i tempi duri che ci attendono, ma dopo questi tempi duri si profila il tempo in cui la tecnica risolverà i problemi fondamentali dell'umanità. Pensava Keynes che li avrebbe già risolti negli anni 30, se pensiamo ai bisogni primari. Ecco, tanti bisogni primari dell'uomo, già Keynes pensava che fossero risolubili agli inizi degli anni 30. Bene, questo paradiso della tecnica, che è il futuro, mancherà di che cosa? Dunque avrà tutto, perché probabilmente sarà il tempo in cui tutti gli altri bisogni saranno soddisfatti, quindi ci sarà la felicità. Ma è una felicità che mancherà di che cosa? Di che cosa abbiamo visto che deve mancare? Della verità, di quella stabilità che il professor Rovelli ha messo in questione parlando della scienza. Bisognerà vedere poi se la scienza sia l'unico campo del sapere o se il campo del sapere sia più ampio di quello scientifico. È un paradiso della tecnica in cui la felicità posseduta non ha garanzie. Quando siamo felici, cosa temiamo di perdere? Quanto più siamo felici, tanto più temiamo di perdere la felicità. Quindi l'esigenza di quella verità che se n'è andata via, travolta, la verità della tradizione, si farà innanzi come esigenza primaria, ma non di un'elite quale possiamo essere noi qui oggi, ma dei popoli. I popoli mancheranno di questo, perché anche se si può mettere in discussione, come ha fatto il professor Rovelli, l'ansia della morte, sta di fatto che gli uomini da quando vivono, le testimonianze che abbiamo, hanno paura della morte. Dio ad Adamo dice: se mangerai dell'albero della scienza, morirai. Il che vuol dire che Adamo capisce che è la minaccia estrema. Ma anche gli altri documenti che abbiamo, i più antichi, parlano di questo timore della morte, che si è manifestato ovunque, sempre, perché c'è un'economia. Ma per stare meglio, perché stare meglio? Per difendersi dal dolore e dalla morte. Ma perché c'è la scienza? Ma la scienza nasce dalla paura. No? Dicevo prima, non è che a un certo momento l'uomo voglia essere scienziato, è perché ha paura che vuol sapere. Non vuol sapere, dunque magari poi ha paura. Allora, in quel momento, cioè nel momento in cui il paradiso diventa un inferno perché la felicità non ha verità, in quel momento sorgerà l'esigenza della stabilità del sapere, che dunque non potrà essere la verità quale è stata quella travolta
nel corso della storia dell'Occidente. Quindi non è che quanto io ho inteso dire loro sia un'apologia della fine della verità, no? È un'apologia della necessità dell'avvento di un senso diverso della verità. Ho in qualche modo risposto alla tua domanda? Noi non lo vedremo. Prego, prego. Io avrei una domanda per il professor Rovelli. Se si alza in piedi la vediamo tutti meglio, grazie. Allora, si è parlato prima dell'accettare con serenità la limitatezza del discorso scientifico. E volevo appunto chiedere, questa limitatezza e l'accettare questa limitatezza dimostra la debolezza della scienza, cioè l'incapacità di poter affrontare l'universalità dei problemi, o dall'altro lato ne dimostra la forza, cioè il metodo attraverso cui affrontare il problema della conoscenza con serenità e leggerezza, e l'unico metodo attraverso il quale poter essere consapevoli dell'inutilità della scienza. Inutilità non in senso dispregiativo, ma nel senso più alto, ovvero della non necessarietà, della finalità. Posso aggiungere una domanda, così veniamo anche di ordinare? Mi leggo abbastanza alla considerazione che faceva la persona che ha fatto la domanda adesso, e mi pare che un tema che sta aleggiando qua lo rappresenterei in questo modo, se mi permettete una piccola divagazione. Molti conoscono, forse anche tra i presenti, sicuramente da questa parte del tavolo, Isaiah Berlin, filosofo, Isaiah Berlin, filosofo, politologo, diciamo di cultura anglosassone, insegnato a lungo ad Oxford, il quale in un famosissimo saggio che credo Michele Salvati sicuramente conosce, anche gli altri, Il riccio e la volpe, riprendeva un verso di un poeta greco antico, Archiloco, che diceva: la volpe sa molte cose, ma il riccio ne sa una grande. Allora, ne sa una, ma grande. Allora, a me pare che le scienze storico-sociali, e quindi Michele Salvati, sia una volpe. Poi vediamo un po' questo aspetto. Mentre da questa parte abbiamo un filosofo che studia l'ontologia fondamentale, che è certamente un riccio. Dalle cose che ci diceva ultimamente, parte da una idea dell'essere da cui deriva tutta una serie di cose. Mi chiedo e chiedo al professor Rovelli se lui si colloca tra le volpi o tra i ricci, perché nel suo intervento di prima, la scienza, e per questo mi leggo un po' alle cose, che la domanda anche che veniva, sembrava che la scienza ci aiutasse a inseguire la lepre o le tracce, volpe. Però poi alla fine ci ha dato un'idea ben precisa di che cosa sia la natura e quale sia la posizione dell'uomo dentro la natura. E questo a mio avviso è un riccio, quindi su questo vorrei una risposta, se fosse in grado di darcela, e quindi capire che forse ci sono più vicinanze di quanto apparentemente sembra, ed è un pezzo di risposta, credo, alla domanda. Che... Ma io penso che il riccio... E forse in questo sta il mio disaccordo con questa serie. Io penso che a un certo punto il riccio diventa grande e scopre che anche la cosa che lui pensava di sapere, grande una e assoluta, è una delle tante cose che si possono sapere, e qualcun altro sa delle cose in più. Questo è quello che penso. La tua domanda, quindi, presuppone che ci siano due saperi. E io penso che non ci sono due saperi, c'è il sapere dell'uomo.
mio, tuo, di tutti noi, della comunità, della nostra tradizione occidentale cresciuto in secoli, della tradizione cinese cresciuto in secoli, più debole, più forte, diverso, di quella indiana, che si sono mescolati, che si mescolano, mescoliamo. Penso che il sapere cresce nella mescolanza, non cresce nel radicarsi, nell'attaccarsi a una cosa. E penso che cresce nell'accettazione dei limiti del sapere. È riccio, non sa tutto, anche se crede di sapere tutto. È un riccio, un riccetto, è grande così, c'è un musetto. Avete visto i ricci? Pensate che sappia tutto lui? No. E pensate che sappiamo tutti noi? Siamo ricetti pure noi. Anch'io, anche il professor Severino. Cioè, questo è un po' quello che penso io, semplicemente. E una domanda al professor Salvati, una domanda e un'obiezione, forse insieme. Se mi permette un'obiezione, io sono credo di aver seguito le cose che ha detto, di aver capito e non avere alcun disaccordo, eccetto per un dettaglio minimo. Lei ha fatto una distinzione tra le scienze della natura e le scienze dell'uomo, dicendo giustamente la scienza della natura ci si mette d'accordo, se le teorie funzionano, c'è un'ingegneria che funziona straordinariamente bene. Invece, quando ci occupiamo dell'uomo, è così. A me sembra che la distinzione è fuori luogo, perché se io, profondamente fuori luogo, cioè se io come scienza della natura voglio sapere, prendo un palloncino, ok? Fisica, non c'è altro. Lo slego, ok? Lo lascio andare e chiedo ai più grandi fisici ingegneri dove va a finire, non lo sanno, ok? Perché non lo sanno? Perché è complicato, semplicemente è complicato. Nel mio dipartimento di fisica c'è un gruppo che si occupa di fusione nucleare per fare l'energia invece che con la fissione, invece che con l'uranio e con l'idrogeno. Il problema funziona, si sa come fare, il problema è che deve girare sta roba in questa ciambella, però si muove male e non si riesce a contenerla. Poi è un meraviglioso di fisica, semplice, conosciamo tutte le leggi fondamentali. Sono 20 anni che ci lavorano ancora, nessuno sa come, perché? Perché è complicato. Io tocco qui, allora, se tocco qui succede quello, ok, l'abbiamo capito. Provano, bing, boom, no, succede un'altra cosa. Perché? Perché è complicato. La natura è piena di cose complicate. I limiti della scienza non sono solo la gravità quantistica, sono il palloncino, il totem della cosa. Come sappiamo, come funziona una stella? Noi sappiamo un sacco di cose non le sappiamo, perché è complicato. Il mondo è pieno di cose complicate che non sappiamo. Beh, allora, cioè, non sappiamo, che ci mancherebbe anche che sapessimo tutto. Una di queste cose complicatissime su cui non sappiamo fare previsioni è lei, io, noi, la società, tutta insieme. Il motivo per cui non sappiamo fare previsioni sulla società non è perché l'uomo è diverso dal resto della natura, ma neanche per idea, perché l'uomo è una di quelle tante cose della natura complicate su cui non sappiamo fare previsioni. Io, questo non è in contraddizione con quello che diceva lei, neanche un po', cioè io so. Ma mi sembra che la distinzione non è uomo-natura, la distinzione è cose della natura semplici. Allora, fortunatamente ci sono dei pezzetti di natura che invece prevediamo molto bene e con quelli siamo riusciti a fare un sacco di cose. I motori, gli aerei, i grattacieli, sull'uomo stesso delle cose le capiamo. Abbiamo capito, per esempio, che se mangiamo la penicillina ci passa la polmonite. Fantastico, quello funziona abbastanza bene. Non sempre, perché delle volte uno mangia la penicillina e muore, però in grande maggioranza funziona. Quindi anche sull'uomo capiamo delle cose. Abbiamo anche capito delle cose sulla nostra mente. Abbiamo capito che per non farci male, questa è una cosa proprio, diciamo, soggettività pura, basta che un anestesista ci metta una cosa chimica e ci passa il male, ok? Non abbiamo capito tutto di cos'è la coscienza, neanche un po', fa parte delle cose che non capiamo ancora. Però abbiamo capito come non farci male quando ci levano una gamba, che non è poco, assolutamente. Quindi a me sembra che la distinzione non è natura scienze umane. La distinzione è cose complicate, come il totem, il palloncino o le società, ci proviamo, e alcune cose che sappiamo fare ancora meglio. In ogni caso, il nostro sapere è limitato, resta limitato. Allora, io ho profondo rispetto per chi pensa che c'è un punto fermo, assoluto, e che ce lo possiamo arrivare. Io non voglio predicare agli altri cosa vogliono pensare. Chi è cattolico e dice c'è un sapere assoluto, è quello di Dio, ce l'ha comunicato nella rivelazione, benissimo. Chi è musulmano che pensa qualcosa di simile, benissimo. Chi è buddista che pensa che c'è un modo personale per arrivare, cioè un percorso, nessun maestro glielo può dire, benissimo.
Io penso che non ci sia, semplicemente. E non mi manca, anzi mi rasserena il non avere questa verità con la V maiuscola a cui voler fare riferimento. Penso che so una quantità limitata di cose, penso che ciascuno di noi sa una capacità limitata di cose, e penso che possiamo vivere benissimo sapendo una capacità limitata di cose. Quindi non c'è, questa è la domanda che mi ponevi, non c'è un o una cosa o l'altra. Io penso che il limite non è la scienza che è limitata, siamo noi umani che siamo limitati, nella nostra scienza, nella nostra filosofia, in cui continuiamo a non metterci d'accordo, ancora meno che fra gli economisti. Nel problema della gestione, e l'ultimo commento, del rapporto fra i mezzi e i fini, la scienza a me sembra è uno strumento, il migliore che abbiamo trovato fin qui poi, perché poi è uno strumento, non è uno strumento unico, è uno strumento molteplice. A un certo punto abbiamo capito che l'osservazione della natura ci aiuta molto, poi abbiamo capito che la matematica ci aiuta molto, poi abbiamo capito Galileo che gli esperimenti ci aiutano molto. Sono tutte tecniche in fondo per avere una conoscenza migliore, più efficace, eccetera, eccetera. Siccome capiamo poco di noi stessi, abbiamo una gestione approssimativa dei nostri obiettivi, dei nostri fini, ovviamente. Abbiamo una cattiva scienza dei fini nostri, anche se spero che cresca meglio, io penso che capiremo un po' di più. Ovviamente, e questo entrambi quello che dicevate, dobbiamo stare molto attenti a non fare questo nella gestione ragionevole della nostra vita, a fare confusione fra i mezzi e i fini. E questa chiudo con questa domanda a lei. L'economia ha un problema di difficoltà di capire come funziona la società. Quindi io vorrei, l'esempio che ha fatto il pieno impiego, però i keynesiani dicono così, i neoclassici dicono così, eccetera, eccetera, eccetera. È un bel esempio, però mi permette di insistere proprio su questo esempio qui. Quali sono i fini? Supponiamo che i fini sia veramente il pieno impiego. Ci sono state delle società col pieno impiego, molti stati europei e non europei, che hanno avuto il pieno impiego per decenni, 4-5 decenni. Okay? Quindi esiste un modo per avere il pieno impiego. Se il problema fosse il pieno impiego, in realtà sappiamo come fare. Delle società l'hanno fatto. Sì, ma però dopo questo ha degli altri prezzi. Benissimo. Ha degli altri prezzi e degli altri costi. Ma allora è un problema di fini, non è un problema di mezzi. Quanto l'economia riesce a pensarsi come strumento puro della politica dove i fini sono scritti e quanto si intersecano? Perché chi come me, come molta gente qui, vive da lontano, guarda l'economia con sospetto, non perché fa fatica a prevedere cosa succede domani, fa fatica, perché non riesce mai a distinguere l'economia dalla politica, cioè a chi giova. È vero che ci sono dei, diciamo, la differenza fra i neoclassici e keynesiani è solo una differenza di interpretazione o una differenza anche in fondo di fini, se non loro, di chi dà potere all'uno o all'altro? Oggi nel mondo attuale, se parliamo di economia, mi sembra che non si possa non dire questa cosa, c'è stata, questo abbiamo imparato e continuiamo a dirci, un aumento della disuguaglianza economica, sia del reddito che delle proprietà, spaventoso, che sta crescendo, che, diciamo, io adesso non ricordo i dati, li butto là, le 200 famiglie più ricche del mondo possiedono quanto, un quarto della popolazione mondiale, lo 0,01%, eccetera, eccetera. Cioè, c'è stata questa concentrarsi enorme di ricchezza, ok, mentre c'è ancora gente che muore di fame, c'è ancora gente poveraccia, eccetera, eccetera. E questo a tanta gente non piace, ok? Questo a tanta gente non piace, ma il motivo per cui non viene corretto non è un problema di mezzi, è il problema che il potere sta nelle mani di chi ha i soldi e se lo tiene, mi sembra. Non c'è quindi in fondo il vero problema dell'economia, non è un problema di debolezza rispetto alla politica invece che di difficoltà tecnica. Alla fine io sono d'accordo, se la tecnica, non è che ci dobbiamo far mangiare della tecnica, perché? Ma proprio perché non sappiamo tutto e non sappiamo cosa vogliamo noi stessi. Noi viviamo, non viviamo in equazioni di Newton che sappiamo risolvere, viviamo nella nostra complessità che gestiamo politicamente, e
alla fisica chiediamo di far che gli aerei non caschino e alla medicina di non farci morire fino a 30 anni come morivamo fino a poco tempo fa, all'economia chiederemo di darci un po' più di eguaglianza, per esempio. Credo che tocchi alla Volpe, Michele Salvati, tentare una risposta. Se possibile, nella risposta. È una provocazione più che sì, certo. Il tema della riflessività, che nella sua visione mi sembra è dentro, perché quando parla di Heisenberg, parla dell'uomo come parte di questa natura, c'è questo discorso della riflessività, che però le scienze umane, le scienze sociali, trattano in un certo modo, quindi ho l'impressione che dietro questa domanda a mezzi fini ci sia anche questo. Se nella tua risposta vuoi tenere conto anche di questo, sarebbe interessante. Io non ho capito bene come stiamo andando avanti, voglio dire, stiamo rispondendo a domande, voglio dire, a questo punto abbiamo rovesciato completamente, cioè ho il tempo per la mia mezza, il resto della mia mezza lezione o no? Ci cercherò di mettere, insomma, farò un po' di casino, questa è la cosa che... No... Lungi dal dire che non ci siano, diciamo, delle influenze molto forti, no? Che okay, vengo al problema, voglio dire. Se vai a vedere poi quali sono le convinzioni politiche degli economisti keynesiani, da quelli che veramente dicono di essere loro più preoccupati dei temi dell'uguaglianza e della piena occupazione, rispetto alle preoccupazioni politiche di base di coloro invece degli ordoliberisti, dei liberali puri, dei neoclassici, chiamalo come vuoi. Se vai a vedere queste cose, allora vedrai che, grosso modo, dando una tipologia generica delle posizioni politiche, i vari Krugman, Stiglitz e altri che sono keynesiani sono anche persone di sinistra, no? Esattamente come il grosso, no, dei... di coloro che sono liberali, ordoliberali, i sostenitori delle politiche tedesche, tanto per dire, sono tendenzialmente, diciamo, di centrodestra, vogliamo utilizzare queste cose. Già, il problema è che sono due mondi, va benissimo. Queste due persone, questi due mondi, questi due orientamenti politici di base, non hanno gli strumenti per convincere gli uni. Gli uni non hanno strumenti, esperimenti, scienze, discipline, argomenti forti a cui gli altri no, devono alzare le mani e dire sì, mi arrendo. Questo è un po' qualcosa. Nel senso che è tale, diciamo, la debolezza, no, del programma scientifico dell'economia, tale è la debolezza dei suoi raggiungimenti, tale è la debolezza delle proposizioni o quasi leggi o uniformità che questi tirano fuori. La debolezza che ha a che fare con la grande varietà storica e la grande varietà delle finalità che l'uomo si pone, se tu basi la disciplina sulle finalità e sulle conoscenze imperfette, no, dell'uomo, che non hanno strumenti per convincersi. Quindi non vedo dove stia il problema. Se tu cerchi di convincere un ordoliberale, no, un seguace, diciamo, del dottor Schäuble, che è il ministro delle finanze tedesco, che loro sbagliano a fare così, che sbagliano a insistere sul fatto che debbano essere applicate misure di aumento della spesa pubblica, no? Nei paesi che stanno soffrendo di disoccupazione, come, no? Se tu cerchi di... Sì, ma la risposta che lui ti darà, naturalmente, ti dirà benissimo, questi paesi, voglio dire, effettivamente riuscirai a aumentare l'occupazione in questi paesi, ma perché dovremmo noi? Ma siccome, diciamo, gli italiani, portoghesi, in parte anche francesi, voglio dire, no, sono dei profittatori scriteriati, questi aumenteranno la spesa pubblica e poi verranno da noi per ottenere i mezzi allo scopo di no, ci chiederanno i famosi euro bond, ne avrete sentito parlare, che sono degli strumenti che diffondono il debito creato dai paesi più scriteriati, dai paesi meno disciplinati, eccetera, lo diffonderanno su tutta l'Europa e anche sui paesi giudiziosi. Ora, per quale ragione un paese giudizioso, attento ai conti, dovrebbe sopportare il peso
di decisioni sconsiderate, il peso di decisioni, c'è nessun motivo. Cioè, rapidamente il discorso si incarta e su base, diciamo, scientifica, cioè, su base di, diciamo, di economisti, non si risolve, no? Questo è un po' il problema. Quindi c'è una connessione ovvia che esiste. Qual è la tua... No, posso fare una domanda? Ma certo. È un conflitto di interpretazione o un conflitto di interessi? Ma, guarda, è un conflitto, diciamo, di fondo, è un conflitto di interessi, no? Che però, no, si basa su interpretazioni di come va il mondo così debole da non poter essere risolto. Tutto questo è quello che avviene. Nel senso che non riuscirai mai a convincere Schäuble, no, che è opportuno intervenire in modo, diciamo, aumentando la spesa pubblica, aumentando no, che questo sia un sistema, perché lui dice questa cosa no, va con il fatto che se aumenti questa cosa qui, l'intero sistema che abbiamo costruito, europeo, della moneta unica, è tale che condurrà necessariamente a un disavanzo dei paesi più deboli, e il disavanzo, se vuoi continuare in questa cosa qua, dovrà essere funded, dovrà essere sostenuto dai paesi che invece, dalle cicale, insomma, praticamente ti farà il problema delle formiche e delle cicale. Gli altri diranno, ma le cose non stanno così, no? Se aumenti, questo non è affatto vero che le cose andranno in questo modo. Insomma, diventa un problema, no? In cui si intrecciano giudizi etico morali, voglio dire, giudizi chiamavoli politici in senso lato, con una debole scienza o con una grande debolezza del potere di convinzione dei diversi paradigmi sulla quale coloro che sono di sinistra, diciamo, o quelli che sono di destra si appoggiano. Cioè, questi sono così deboli o sono così, diciamo, localizzati o sono così e sono così mischiati insieme, no, con altre considerazioni, da non riuscire sul piano scientifico, ma proprio da non avere nessuna possibilità di convinzioni di coloro che hanno, diciamo, posizioni politicamente diverse. Questo un po'. Ma se vuoi, poi ne parliamo di questo che io voglio parlare, ma questa è la cosa, no? Cioè la debolezza, no? Mentre invece sulle acquisizioni passate, no, della fisica, no, non c'è discussione e c'è solo il problema di avvilupparle in un contesto nuovo e più generale, ma quelle non decadono, quelle sono vere, no? In economia decade tutto, cioè un discorso di tipo neoclassico è un qualcosa che mina le fondamenta. Voglio dire, non abbiamo un Newton, no, o un Einstein che sono arrivati a un certo punto e adesso si tratta soltanto di metterli dentro in una visione ancora più generale. Noi i paradigmi che si combattono, i paradigmi scientifici che si combattono all'interno dell'economia, non hanno dei predecessori che accettino, no? Che accettino i raggiungimenti avuti in precedenza. Non ci sono, no? Non si parte da una cosa di questo genere qui. Un paradigma nega alle radici l'altro, cioè si basa su visioni totalmente diverse. Lui che è un sociologo lo sa ancora meglio, perché sociologia è ancora peggio, no? Quantomeno, no, intendo dire, è la stessa roba. Noi quantomeno abbiamo una situazione nel quale il paradigma dominante, che è neoclassico, no, che è quello che volevo, che era e quindi un paradigma puramente liberale e basata sulla libera volizione di tutti gli individui, sulle loro motivazioni, sulle loro conoscenze, eccetera. No? Questo, no, almeno è diventato un paradigma dominante, nel senso che dominante, ma dominante in questo senso, non nel senso che è accettato da tutti. Ah, chiedo scusa, ma siccome il mio interlocutore era lui, è il mio critico fondamentale. Se fosse stati voi, mi sarei rivolto a voi. Ma in ogni caso, vi chiedo scusa. No? Sostanzialmente, le visioni, li chiamati paradigmi, cioè sostanzialmente le teorie, fondamentalmente, che valgono in economia, no, sono così diverse che non hanno predecessori su cui ci si possa basare per applicare un'ingegneria efficace. Mentre per la fisica, eccetera. Dopodiché ci sono, è chiaro che la complessità storica no, non è risolubile. Io ho una figlia che è una meteorologa, in realtà era partita come fisica del plasma, poi è passata ho preferito fare bambini, avere un posto sicuro, alla regione Lombardia e fa le previsioni del tempo. È ovvio che, voglio dire,
fare previsione del tempo è praticamente del tempo a distanza di, ma già dopo 3 giorni le cose diventano complicate. Adesso voglio dire, però, no, cioè, se tu metti dentro come puoi vedere le galassie, voglio dire, siamo ben lontani, ma gli scienziati lo sanno senz'altro. Dalla baldanza, se non mi sbaglio, era Laplace che diceva, no, entusiasta delle equazioni differenziali, il quale diceva: datemi le condizioni iniziali e io vi predico, no, e sulla base delle leggi che io ho scoperto, vi predico il futuro. È la cosa che, diciamo, anche la religione vorrebbe: il futuro, il nulla non esiste, il futuro stato del mondo in eterno. Sostanzialmente, furono alcuni fisici nel secolo, 2 secoli fa, insomma, che ebbero queste pretese insensate. Oggi tutti sanno che una cosa del genere è semplicemente insensata, per la complessità. Quindi ci sono delle discipline come la meteorologia, in particolare ne ho dato una, disciplina che in realtà sono tutti fisici che ci lavorano dentro, ma fisici che sanno perfettamente che la complessità del sistema, no, è tale da non poter avere soluzioni storiche, cioè di essere in grado di prevedere. Però le singole leggi su cui, diciamo, si basano queste previsioni, no, sono per il grosso, e se non siamo sulla frontiera, sono accettate da tutti. Da noi in economia e a maggior ragione nelle scienze sociali non abbiamo queste singole leggi che sono accettate da tutti, e questo che rende molto difficile distinguere, diciamo, l'ideologia dalla scienza. Sarebbe possibile spazzarla via se questo l'avessimo, ma così non è, e di qui le cose come avvengono, e la ragione sta nelle cose che dicevo, cioè, in termini generali prima, e sarei andato a specificare di più, ma vedo che difetto del tempo necessario per spiegare esattamente quali furono i grandi paradigmi dell'economia, paradigma classico, paradigma di Adam Smith, Ricardo, Marx. Marx fu anche un grande economista, non soltanto il teorico del comunismo, ma un grandissimo economista della tradizione classica inglese di metà dell'Ottocento. E poi il paradigma neoclassico, che divenne quello dominante, e come questo paradigma possa essere distorsivo. Questo si va distorsivo e tale da non consentire, sui temi fondamentali che noi oggi abbiamo, il tema fondamentale è quello del ciclo economico, della piena occupazione, no? Che se non è un problema economico questo, vuoi sapere qual è? È un problema che dovrebbero affrontare gli economisti. O l'altro grande problema, quali sono le forze, diciamo, che favoriscono lo sviluppo? Come si fa a crescere di più? Tanto per intenderci. Altra cosa che alcuni non materialisti detesteranno, perché con la crescita arrivano tante cose, arrivano le cose che detesta Papa Francesco della Laudato Si, no, posizione politica stupenda, alla quale sono direte molto vicino emotivamente, ma che però ha delle difficoltà mostruose ad essere attuate. In ogni caso, queste sono le cose. Sulla crescita economica non possono dire niente, tanto è vero che le cose esistevano dei paradigmi tirati fuori dall'economia neoclassica e si sono rivelati empty boxes, scatole vuote, cioè affermazioni prime semplicemente dicevano che se occupi più gente, no, e occupi più capitali, no, ovviamente crescerai di più secondo le regole date dalla funzione di produzione, dalla funzione di utilità, eccetera. Dopodiché si è andati a vedere, c'è stato un grosso sforzo di tentativo empirico di dire: ma quanto spieghi, no, del tasso di crescita dei diversi paesi del mondo se vai a vedere quanto hanno investito, quanto, diciamo, quanto lavoro hanno occupato, eccetera. Dalla funzione di produzione neoclassica riesci a tirare fuori grosso modo il grosso della spiegazione della crescita di questi diversi paesi? Questo signore si chiamava Dennis. Si è andati a vedere con tutti gli strumenti che abbiamo? No. Riesci a spiegarne, se va bene, un terzo, un quarto, e il resto, il residuo, che cosa lo spiega? Che alcuni paesi sono più bravi degli altri nell'utilizzare queste cose qui? Lo spiega una casella generica che è il progresso tecnologico. Ciao. Ma perché alcuni sono capaci di applicare il progresso tecnologico e altri non sono capaci di applicare? C'è un libro che vi volevo consigliare, che è un libro che è spettacoloso per i ragazzi di liceo, no, è un libro veramente che ve lo consiglio, credo che sia stato pubblicato dal Saggiatore, ed è un libro di due autori, uno un economista che si chiama Dare Acemoglu, un turco, Acemoglu scritto, Derek o Darek Acemoglu, e l'altro invece è un politologo storico che si chiama Robinson, se non mi sbaglio, no? E il titolo in inglese è Why Nations Fail,
è stato tradotto poi in italiano in un grosso libro, che dice perché alcune nazioni falliscono, perché i paesi falliscono. In realtà poteva avere come titolo e perché invece altri non falliscono e si sviluppano. È la stessa roba. Quali sono le fonti del benessere economico? E guardate, è incredibile, nonostante in realtà la persona dominante come competenza scientifica sia Semoglu, lui dice, va a cercare le spiegazioni totalmente al di fuori dell'economia, sull'organizzazione politica di questi paesi, e dice, guardate, i paesi che in realtà mediamente, date una carrellata di almeno 100 casi storici, guardate, dalla Mesopotamia antica sino ad oggi, a Venezia, perché c'è stato il declino a Venezia, o perché c'è il declino in Argentina, perché invece l'Inghilterra nel 700 è riuscita a partire con un'applicazione. La cosa dice, ci sono alcuni regimi, i quali sono regimi estrattivi, cioè in cui si formano dei ceti dirigenti il cui unico interesse è sfruttare il più possibile l'insieme, diciamo, della popolazione. E questi che impediscono, cioè restringono il potere a una stretta elite dominante, no? Non danno libertà e capacità di sperimentare e soprattutto non creano un diritto, no, che dia la possibilità di appropriazione certa dei benefici che le singole persone con la loro industriosità hanno ottenuto dal potere. Ecco, questi regimi, che sono regimi estrattivi, tendono a fallire, mentre i regimi inclusivi, che creano condizioni di eguaglianza di base e un diritto che consente l'appropriazione dei benefici da parte capitalismo senz'altro, no? E questi sono paesi che hanno avuto grande sviluppo, diciamo, regimi inclusivi. È bellissimo per un giorno iniziale, perché è una visione del mondo, è una visione della storia universale, ma di un interesse spettacoloso. Volete sapere perché gli Incas o gli Aztec sono falliti, perché è stata diversa la colonizzazione fatta dagli spagnoli rispetto a quella fatta dagli inglesi, e perché comunque è un regime coloniale che per definizione è un regime estrattivo dal surplus, è stato cattivo, mentre invece i regimi democratici sono stati buoni dal punto di vista molto convincente. Dopodiché è scienza questa, no? Voglio dire, sono tantissimi esempi da cui si possono ricavare alcune intuizioni di base su cui procedere, però questo è il massimo che si può ottenere, e comunque non salta fuori da decisioni economiche. Cioè il mondo, diciamo, degli uomini è un insieme in cui, diciamo, no, le discipline della sociologia, della psicologia sociale, della scienza politica, si sono ritagliati dei brandelli autonomi, ma questi brandelli autonomi non hanno senso, no? Vanno interpretate, e la regina vera, le uniche vere grandi spiegazioni hanno a che fare con una storia intessuta di piccoli modelli come quello di Raffaello che vi ho dato prima, cioè una storia fatta da persone intelligenti che conoscono le motivazioni umane e sanno a cosa rispondono. Ma è tale la varietà, è tale la complessità di questi sistemi che in realtà, diciamo, scienze di base, diciamo, non possono essere fatte. Ve lo consiglio quel libro, un libro spettacoloso, è totalmente spettacoloso. Vedrete il mondo con occhi del tutto diversi dopo averlo letto. Non che sia scienza, ma è molto divertente, è anche molto divertente. Va bene. Bene, grazie al professor Salvati. Grazie a te. Grazie anche per questo consiglio di questo libro, che ovviamente credo possa interessare molti di voi. Credo che abbiamo molte domande, sarebbe interessante fare un altro giro, ma a questo punto credo che la pazienza di tutti sia ormai, e l'attenzione di tutti sia ormai esaurita. Avremo magari occasione di ritornare su questo aspetto. Volevo solo sottolineare questo, che abbiamo avuto due scienziati molto onesti con la scienza e con i limiti anche di questa scienza, seppure con accenti diversi. Il professor Severino ci ha dato una lezione esemplare di come la filosofia affronta questi temi.
Ringrazio tutti, ringrazio anche il magnifico rettore che è arrivato mentre all'inizio della nostra chiacchierata. E grazie a tutti voi per essere qui e forse ci rivedremo in qualche altra occasione. Grazie a tutti. Applauso liberatorio.